Signori, Venom is back! Siamo tornati con le live, ci siamo fatti la pausetta perché abbiamo finito la carriera di Willy Venom e ora, visto che ho partecipato alla Youtuber Summer Cup, ragazzi, mi è venuta questa grossa idea. Facciamo come nuova carriera in live, da adesso fino all'uscita di EA Sports FC24, il nuovo FIFA. Facciamo la carriera degli youtuber. Ragazzi, adesso vi spiego un po'. Mamma mia, non vedo l'ore. Quanti siete? Quanti siete? Dai, ragazzi. Dai, ragazzi, cambio schermata. E ci siamo. Come, intanto, come state, ragazzi? Come state? Mi siete mancati. Solo che in questo periodo tra la summer cup, tra che sono andato in vacanze e tutto non sono riuscito a portarvi ai live. Ve l'avevo detto che avrei fatto un piccolo periodo di pausa dopo la carriera Willy Venom. Però come promesso sono tornato, raga, non vi ho abbandonati. Quanti siete, mamma mia? Ok, mettiamo bene i colori. Ora vi spiego tutto. Vediamo solo se la storia è stata messa. Sì, la storia è stata messa. Uh, lui mi ha mandato un audio, non posso sentirlo. Metto in carica il telefono. Tra l'altro mi trovo... Ho preso il nuovo iPhone Raga, il Pro Max. Mi trovo veramente male. È troppo grosso, troppo grosso. Vabbè. Uh, allora, vi spiego ragazzi. Vi spiego. Calma tutti. Calma tutti. Intanto qua vi faccio vedere che ho la maglietta che ho indossato la youtuber. Summer Cup, guardatela qua, ragazzi. Questa me la inquadro. L'ho usata la youtuber Summer Cup. Mannaggia Ragnar che mi ha fatto quella parata, raga. Non so se avete visto. Uh, secondo voi è stato bravo Ragnar o ho sbagliato io, ragazzi? Non lo so, non lo so. Ehm. Tra l'altro, ci tengo a specificare. Visto che in questi giorni me l'avete chiesto tutti quanti, raga. Mi, dice, mi, di, mi avete detto, eh, ma perché te è andato a giocare nell'Inter se tifi Juve? Raga, io non tifo Juve, non tifo Inter. Come sapete, tifo le italiane in Europa. Da piccolino ti favo Juve, poi recentemente, anche grazie al canale YouTube. Mi sono appassionato a tutto il calcio italiano, soprattutto. Quindi io tifo le italiane in Europa. Poi chi vinca in Serie A non mi chiami niente. Sono contento che vince chi se lo merita. Quindi giusto che l'anno scorso ha vinto il Napoli. Ecco, uh, no, basta, raga. Non chiedetemi il mod, che non ha senso. Ora, cosa andremo a fare, ragazzi? Allora, uff, oggi sarà molto impegnativa la live, eh, perché dovremo costruire la squadra. Allora, sostanzialmente, uh, andremo a iniziare una carriera e andremo a crearci la nostra squadra, la nostra rosa. Quindi la youtuber league, tipo youtuber team, qualcosa del genere. Sapete che si può andare su nuova carriera e si può creare la squadra. Prima di questo, però, dobbiamo fare una cosa: dobbiamo creare i giocatori, vi spiego perché. Se noi andiamo su Crea Rosa e mettiamo i giocatori standard che ci, sta, che ci dà il gioco, possiamo solamente cambiargli il nome. Ma non possiamo cambiarli, per esempio, il colore della pelle, i capelli, gli, eh, che ne so, eh, lo stile della divisa, l'altezza e tutto quanto. Quindi vi faccio un esempio, raga, se andiamo su Crea Rosa e in porta ci dà un portiere eh, senza barba e con i capelli biondi, non va bene, perché il nostro portiere deve essere Ragnar. Quindi il buon Venom cosa si è inventato adesso guardate qua la mia intelligenza dove è andata ragazzi ditemi se siete d'accordo adesso andiamo a creare i giocatori da crea giocatori ok quindi creiamo tutti i giocatori Samuel, Crispo, Venom tutti quanti li creiamo eh, con le loro facce più o meno ovviamente e li andiamo a creare tutti quanti nel loro ruolo giusto e con la loro età giusta qua mi servirete voi raga per dirmi l'età e tutto quanto Dopodiché li metteremo tutti svincolati. Inizieremo la carriera creando la squadra. Quindi scegliamo le magliette, scegliamo il nome e tutto. E andremo a prendere tutti quei giocatori che sono stati creati, quindi quelli svincolati, e togliamo tutti quelli della rosa. Questo è il piano migliore. Vi piace come idea? Ora mi dovete aiutare voi, ragazzi. Perché ora dobbiamo iniziare a creare i giocatori. Alcuni sappiamo chi mettere, altri io non so chi mettere, raga. Quindi dobbiamo, dobbiamo iniziare, ragazzi. Ripristino le rose e, e iniziamo, raga. Iniziamo. Allora, io direi: Andiamo ruolo per ruolo, così quelli succulenti ci riteniamo alla fine. Mi dovete aiutare voi, raga. Mi dovete aiutare voi. Allora, in porta: Ne dobbiamo creare due, diciamo, il titolare e la riserva. Io metterei Ragnar titolare e Fene in panchina. Però dovete dirmi voi, ragazzi. Ditemi voi se avete qualche altro nome. Partiamo dalla porta, ragazzi: Adesso creiamo il portiere. Sì, Ragnar titolare per forza. Come secondo portiere, chi mettiamo? Sergei, però Sergei è un po' fuori dal giro dei video. Dario? Eh. Ah, altra cosa importante: sull'Overo, ragazzi, li faremo. Non dico tutti più o meno uguali, però. Diciamo che il più forte, che secondo me sarà J-Pata, lo facciamo 85 più o meno. E i più scarsi li facciamo 75. Per avere comunque un range equilibrato e per poi poter veramente usarli e, e, crash, e farli crescere. Fene, eh, raga, volete tutti fene. Tanto sarà il secondo portiere, quindi. Ok, faccio. Antoine. Antoine ci sta, eh. Allora, aspettate, vi faccio il sondaggio. Tanto qua, ragazzi, ci saranno tanti di quei sondaggi in sta live che neanche potete immaginare. Quindi, primo portiere, abbiamo detto Ragnar. E vi faccio come secondo portiere. Vediamo chi volete. Secondo portiere? Ditemi voi se volete Fene o se volete altri. Fene o altri? In questa live cercheremo di creare tutta la squadra, raga. Vai, sondaggio, fene o altri Intanto uh, io inizio a creare Ragnar raga Ve lo dico eh, per la faccia raga gli mettiamo giusto le caratteristiche importanti Quindi a Ragnar mettiamo la barba, poi non stiamo a impazzire uh, Allora Lo chiamiamo GK di nome e di cognome Ragnar Perché è quello che ci interessa è Ragnar Ragnar Ok Nome in partita non ci interessa. Nome sulla divisa Ragnar. Numero di maglia 1. Met li mettiamo tutti alla Roma. Poi tanto li svincoliamo. Anno di nascita mi dovete aiutare voi. eh, Secondo me Ragnar è del 2000 o 99. Ditemi voi, qualcuno sta dicendo Ragnar? Mi serve che qualcuno di voi vada sempre a cercare l'età. Ok, vediamo cosa avete votato intanto. Avete votato Fene. Ok, quindi come secondo portiere avremo Fene. Uh, 2001. Qualcuno mi cerchi su. Vabbè, cerco io, raga. Ho capito che mi sa che conviene che cerco io qua. Perché se no non ne usciamo più. Anno di nascita Ragnar, eh sì mi dà la divinità Ragnar, 98, 98, ok, ah vi sposto la cam almeno vedete anche la faccia come la, la faccio ecco, ok, 98, 98, ok. Fisico, lo facciamo. Boh. Io vado ad occhio, eh. Secondo me è 1,85 per Vabbè, ma sì, tanto qua, raga. Queste cose qua non sono importanti. Portiere, attributi, andiamo a modificargli solo gli attributi del portiere. Lo facciamo più o meno, raga. Grazie mille, Luca, per l'abbonamento. Ragnar, io come overall lo farei un 81, dai, è molto. È molto forte, Ragnar, ci sta. Lo facciamo un 81. Quindi ne mettiamo tutti 81. Poi, raga, sulle statistiche, più o meno, eh. Cioè. Basta avere comunque delle statistiche più o meno realistiche. E questo sarà l'episodio dove andremo a creare tutta la rosa. Poi nelle prossime live invece inizieremo anche a, a giocare con questa squadra. Ok. Ok, lasciamo così. Il portiere diciamo che è quello un po' più facile. Il volto lo lasciamo uguale. Andiamo a cambiare solo i capelli e. e la barba. Come ce li hai i capelli, Ragnar? Tipo così, vero? Ce li ha tipo così rossi, vero? Datemi conferma. Facciamo il barbone che si può mettere questo qua E colore rosso ovviamente Eh così secondo me Sì Anche i capelli li rimettiamo rossi Adesso vi guardo eh. Secondo me così potrebbe essere più o meno Ragnar Sì sì li metto svincolati Perché la squadra li compra esatto È più o meno così Ragnar? Sì? Più o meno sì ok Ah però aspettate la cam me la metto giù Perché se sennò... no okay. Più o meno Ragnar è così No, con i baffetti, no raga, non hai baffetti Ragnar. Se volete gli mettiamo anche i baffetti, però... Ah, sì, forse sì, raga. Ok, ok. Ragnar lo creiamo, vai, perfetto. Il primo raga era il portiere, il portiere è quello più, più facile da creare, poi gli altri vediamo come fare. Ragnar, uh, va bene. È Ragnar creato sugli overall poi vediamo dopo cosa viene fuori, Sì, piede preferito sì. ok glielo metto poi glielo metto, ora raga eh, partiamo dai due difensori centrali, chi, voi mi dovete aiutare voi raga perché io avendo giocato la youtuber league che era C la youtuber summer cup che si giocava 5 non so bene chi sono i difensori centrali, aiutatemi voi con i difensori centrali, ah il tiro di Ragnar in effetti avete ragione, vado a modificare il tiro di Ragnar, ah dobbiamo entrare anche Fene scusate mi sono un attimo sbagliato, allora, facciamo, prima, facciamo prima gli 11 titolari, raga. Poi andiamo a creare anche le riserve. È vero, Ragnar dobbiamo mettergli anche un po' di tiro, avete ragione. Ragnar ha un tiro incredibile, quindi gli mettiamo. Tiro al volo, 70. E. Um, potenza tiro gli mettiamo. 80. Tiro della distanza, gli mettiamo 80. Ditemi voi scrivetemi un po' di difensori centrali, raga, ok? Io non ho molta conoscenza perché. So bene... Ah, Zoccolo Duro, raga. Dovremmo creare Zoccolo Duro. Lui fortissimo. Voi scrivetemi un po' di difensore centrale. Adesso vedo quelli che state scrivendo di più. Vabbè, io, raga, lo sto facendo un po' ad occhio, Ragnar. Cioè, dai. Tanto portiere, va bene. Tanto è un portiere, raga. Ok. La maschera. La maschera... No, raga, non mi dite tipo TR. Ditemi quelli che giocano la youtuber Summer Cup. Gnabri è terzino, che okay, Gnabri lo mettiamo terzino. Toselli, bravi Toselli, potremmo mettere. Ma no, Lazza non è difensore centrale. Gigi, tutti mi state scrivendo Gigi. Fa il difensore centrale Gigi. Siamo sicuri. Nelson Gigi, Lazza, no, Lazza no. Pierino non è un difensore centrale. Baffo, è vero, Baffo. Ditemi, raga, difensori centrali. Sto cercando di capire, eh. Kinoshi, Toselli. Allora io farei Gigi e Toselli, raga, come titolari, siamo d'accordo? Gigi e Toselli come titolari. Poi tanto ne creiamo anche altri, eh. Ma siete sicuri che Gigi è difensore centrale? Ma ah, quanto state scrivendo? Non riesco a leggervi. Ok, Gigi sì, vabbè, mi state dicendo tutti i Gigi, mi fido di voi. Vediamo quanto è venuto Ragnar nel dubbio. 79, perfetto. Ok, Gigi è difensore centrale. Creiamo subito Gigi. Ditemi anche... Ah, i numeri di maglia li cambiamo poi, in realtà non è un problema. Uh, come, eh, nome cosa mettiamo? Eh, nome sarebbe Gigi, però non può chiamarsi Gigi Gigi, quindi lo chiamiamo Gigi Gigi. Tanto quello che ci interessa è il cognome. Gigi. Decidetevi, raga. Sì, sì, lo so, Puccianti, però noi dobbiamo leggere il nome sulla maglia. Raga, remancino, dopo gli cambiamo il piede. Ok, Gigi, va bene. E ci dici, Gigi? Decidetevi, raga. Ok, bravo, Crimi, mi servi te. Tu che sei infognato di ste cose. Difensori centrali mi hanno detto di mettere Gigi e Toselli, mi confermi? Sì, sì, è interattiva, certo. Sì, però i titolari, Cri, mi confermi che Gigi è difensore centrale? Ok, se mi dite che è centrale mi fido, raga. I numeri li lasciamo perdere. E hanno di nascita di Gigi, secondo me Gigi ha la mia età. Ad occhio dico che Gigi è del 96. Confermatemi solo che Gigi è del 96. Roba. 95 oh mia, la, sa, sarà la live più lunga della storia Poi mi, no, mi, mi state scrivendo tutti zero zero quindi... Raga, se non lo sapete, non scrivetelo, perché se no leggo tutte età diverse. Vabbè, 95 mi state dicendo. Ok, Gigi è del 95 bene. Fisico. Uh, ad occhio è un 84 più o meno per 80 kg ci sta. Posizione difensore centrale. Attributi. Qua andiamo un po' ad occhio, raga. Non lo so, cioè lo facciamo un po' ad occhio per farlo più o meno anche lui, 75. Tanto adesso li facciamo tutti. Poi, se c'è qualcuno da fare delle piccole modifiche, le andiamo a fare. Adesso li creiamo tutti, poi se c'è qualche piccola modifica da fare andiamo a fare. E poi tenetevi forte quando arriviamo all'attacco, raga, lì ci divertiamo. Facciamo così. Sì, solo giocatori che giocano realmente Summer League o Youtuber Summer Cup, non ha senso metterti all'Estraptor o Zano, ecco. Io lo sto facendo un po' ad occhio, eh, raga. Cioè, tanto più o meno devono avere tutti quell'overall ecco. Potenza tiro, facciamo così. Elevazione, Gigi ne sa. Resistenza ne sa Forza ne sa Tiri dalla distanza Boh gli mettiamo 69 Eh raga ormai l'ho messo così Gigi Cioè non, non cambiamo di ruolo sennò no impazziamo che, che palle che non si può mettere raga Direttamente l'overall che vuoi Mi è venuto un po' scarso, però... Un po' di più di intercettazioni Portiamo. Oh, ok, ok, allora uh, Raga, Gigi ha dei capelli abbastanza basici, quindi... Boh, tipo... Ah, questi qua, raga, c'ha Gigi Gigi ha proprio questi capelli La faccia non è proprio quella, però... Non andiamo a cambiare tutte le facce Ce li ha un po' biondi... No Tipo così ce li ha Gigi, raga Ce li ha tipo così Ma che Gigi 2003? Ok. Allora Gigi confermato. Vai. Ora. Ok. Ora. Altro difensore centrale. Abbiamo creato Gigi e abbiamo creato Ragnar. Chi facciamo? Facciamo Luca Toselli? Secondo me ci sta Luca Toselli. Sì, sì, facciamo la carriera. Facciamo Toselli, siete tutti d'accordo? Sì, sì, quello lo facciamo raga. Ma adesso stiamo facendo i titolari. Poi andiamo a fare anche le riserve. Tranquilli. Toselli, ok. Toselli dovete aiutarmi sui. Sui capelli, raga, che non so bene. Non so bene come li ha Tosellone. Toselli è grande. Quanti anni ha Toselli? Mm. Secondo me Toselli è tipo del. 91, qualcosa del genere? Ma no, sì, lo mettiamo, raga, però. Luca, Toselli. Età: 27 anni. Però nel. nel... 2020 aveva 27 anni, quindi è del 93. Ah no, 92, ok. 92, 92, visto adesso. È un po' un vecchietto, Toselli. 1,80 m, pure lui, sì più o meno l'ho visto, alto come me, per... Boh, facciamo così, dai, facciamo così. Una roba equilibrata. Posizione difensore centrale. Anche lui deve fare i valori più o meno così. Vabbè raga, ma qua non è che devono giocare per forza i titolari nella loro squadra. Stiamo facendo i giocatori un po' più rappresentativi della YouTuber Summer Cup. Non, non metto per forza i più forti ecco Sto facendo i giocatori più rappresentativi Ok Adesso appena finiamo il reparto dei difensori Andiamo a fare pure le riserve ok E poi capiamo se abbiamo dimenticato qualcuno La cosa rogliosa è che bisogna fare ogni volta tutta sta parte Eh però Purtroppo è da fare a mano Buffo lo facciamo Da che categoria si inizia dopo lo decidiamo insieme Penso una serie B Toselli è forte, raga. Io ci ho giocato contro, è molto forte in realtà. Sì, sì, la live rimane. va allora, così: riflessi così, equilibrio. Facciamo così. Mi dite i capelli di Toselli nel mentre, così capiamo un attimo. Poi adesso li creiamo tutti al massimo. Se c'è da modificare qualcosa, lo, lo facciamo con calma. Così. Ok, Toselli fatto, ditemi un attimo i capelli di Tosellone Raga, partiamo dalla difesa, non mi, non mi dite Crispo adesso o quelli là, che non ha senso Dopo lì certo, quando arriviamo all'attacco facciamo Jaypata, Campolunghi e tutto Lunghi con il ciuffo, ciuffo alto, uh, ciuffo alto, ciuffo alto vuol dire... Eh. Tipo questi? Eh, più o meno ce li ha così i Toselli, sapete... Vado a verificare un attimo su Instagram, eh. Toselli. Ah sì sì, sì, ce li ha così Tosellone. Più o meno ce li ha così Toselli. Ok Quindi i due centrali li abbiamo creati, perfetto. Ora andiamo sui terzini e poi vediamo tutti quelli che ci siamo dimenticati. Ditemi, raga, chi mettere terzino sinistro. Vai, tocca a voi. Terzino sinistro. Decidete. TS Gnabri, gnabri, gnabri... Siete sicuri su gnabri? Che siete sicuri che gnabri gioca terzino? Ok. Gnabri o come lo chiama Blur, Jambrai, lo facciamo terzino sinistro. Uh, lo chiamiamo Gabriele Gnabri. Ok, sì, siete tutti d'accordo su gnabri. Tanto raga, adesso lui sarà il titolare. Poi, appena finiamo di creare i difensori, creeremo pure, pure le riserve. Gnabri. Nato nel 2001? Mi confermate 2001 Gnabri? Sì, Gnabri 2001. Vabbè, Venom lo creiamo per ultimo ovviamente. Gnabri YouTuber Gnabri YouTuber età. Vediamo. Eh, boh. 2001, va bene. Gabriele Gnabri, altezza è più o meno come me anche lui, 180, facciamo per 75 kg, più o meno come me. Posizione, terzino sinistro, mi avete detto, eh. Mm, va bene, mi fido. Piede preferito destro, giusto? Vabbè, poi li cambiamo dopo. No, vabbè, le facce non importano, raga. Ora, creiamo Gnabri, Gnabri è abbastanza forte, quindi... Poi adesso, raga, facciamo i valori più o meno ad occhio, dopo quando andiamo a vedere tutti i giocatori che abbiamo creato, se c'è qualcuno da alzare o da abbassare di overall, lo facciamo. Ok. Gnabri, il gnabri ne sa raga, ci ho giocato insieme molto forte. Ok, 2001, perfetto. Dribbling facciamo così. Sì. Sì, sì mi aiutate voi raga. Tutta questa parte della creazione dei giocatori la sto facendo in live proprio perché voglio che siate anche voi a decidere chi mettere. Come vedete, terzino sinistro non sapevo chi fare e tutti voi mi avete detto fai gnabri. Quindi per questo motivo lo stiamo facendo, stiam facendo in live, ecco. Poi adesso qua stanno andando un po' ad occhio, raga, sui valori, tanto... Basta che poi venga l'overall decente, ecco. Non è che devono essere per forza tutti con i valori giusti, sennò ci mettiamo 12 ore questa live, non 2. Aggressività bassina. Lui è molto abile in altre cose, secondo me. Tipo, molto dribbling, molta visione. Però... Secondo me in altre cose pecca un po', Gabri... Mettiamogli un po' di dribbling alto, perché lui è molto driblante. Molto bravo. Ok. Uh, capelli di gnabri, raga. Sapete che questi qua potrebbero già andare bene. Ditemi un po' voi, il nostro Jambrai. Ciao, ragazzi. Sì, sì, mettiamo anche il giocatore dei palloni d'oro. Eh, potrebbero essere già questi i capelli di Niabri, raga. Aspettate che cerco un attimo, ma sapete che? Io, tanto, ho un Instagram aperto sotto. No, c'ha un po' più di ciuffo, Gnabri. Giusto un pelino di più di ciuffo. Barba ne ha, Gnabri? No. Ah, ma a Toselli non abbiamo messo la barba. Eh, adesso gliela mettiamo, tranquilli. Eh, questi qua, raga, potrebbero Eh, questi sono i capelli di Gnabri, secondo me. Che dite? Sì, 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 sono questi qua. Forse. Sì, questi qua sono i capelli alla Gnabri. Più questi. Lui è Gnabri, proprio, raga. Perfetto, vai. Vediamo quanto stanno venendo gli over. Ah, oh, raga, più o meno, più o meno. Guardate, ad occhio stanno venendo tutti bene. Ma, Toselli è venuto bene. Mettiamo solo la barba Tose Al tosellone. Ah, non si può più cambiare la barba. Eh, vabbè, Toselli stai senza barba, mi spiace. Gigi, Toselli, Gnabri. Ok. Anche dietro la ah, faccio uguale, ma ok. Terzino destro, raga. Terzino destro titolare. Titolare, giocheremo col 4-3-3, ve lo dico, eh. Terzino destro titolare, vai. allenatore Venom che sarà anche giocatore, no no dopo lo creiamo allenatore, ditemi un po' di terzini destri eh titolari, Pierino Pierino fratino la maschera, no fratino non è terzino, Isaac Baffo, Fuse Gamer, ciao Bushpish, Bushpish aiutaci, Aspetta che scrivo a Cristian ragazzi, dico di aiutarmi con la squadra Pierino? Siamo d'accordo tutti su Pierino? Mettiamo i due fratelli terzini? Ok Mettiamo Pierino allora raga Poi da, 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 da dopo la difesa ci divertiamo raga Siete tutti d'accordo con Pierino? O Baffo o Pierino? Chi è il titolare però? Baffo o Pierino? Isaac, Baffo, Pierino? Leggo un po' di nomi e vi faccio il sondaggio, va, decidete voi il titolare Isaac, Baffo, Pierino e FuseGamer, mi sembra loro Vediamo vi faccio il sondaggio raga Isaac, Baffo, Pierino e Fuse La gente come noi non molla mai Isaac Baffo Pierino e Fuse Gamer. Chi sarà il terzino destro? Vai, sondaggio a voi. E poi abbiamo finito la difesa, eh? cioè la difesa titolare abbiamo finito, ecco. Votate, votate. No, siamo a centrocampo, raga. Facciamo 4-3-3. 4-3-3. Vediamo cosa avete votato. Il 52% di voi ha votato Pierino. Vada per Pierino. Quindi, ora, Pierino è molto alto, raga. Allora, uh, si chiama già Piero. Però non penso che Pierino si chiami Piero. Pier Francesco si chiama. Eh, facciamo Pier, nome Pier, cognome Pierino. Mi piace. Pier Pierino. Pierino. Pier Pierino. Età 99 Pierino. Sì, no, Pierino 99. Altezze molto, alta. sarà 1,92 Pierino, tipo sì, per 80, sì, siamo così, siamo 1,93. Posizione terzino destro. Posizione DX. piede preferito destro. No, no, raga, eh, mi state dicendo tutti che è terzino, decidetevi. Sì, vabbè, Campolunghi punta, adesso però non ci interessa la punta, raga. Avete votato... Ma raga, ma adesso mi dite che non è terzino. Avete votato tutti quanti Pierino. De... Raga, avete votato tutti quanti Pierino. Ciao Allan, come stai? Ciao Super Allan, certo che c'è. Dopo creiamo anche la panchina. Allan, aiutami un attimo. Chi mettiamo terzino destro? Che qua mi hanno detto Pierino, ma adesso stanno dicendo che non è più terzino Pierino. Ciampiere terzino nelle carte della tubo league Ok mi fido Allora Allora facciamo Pierino. Facciamo pierino Ciampierino terzino e poi raga vediamo sulle riserve Perfetto così Vabbè raga qua come vi ho detto facciamo un po' ad occhio Poi dopo andiamo a ritoccare tutti quanti i valori Almeno prima creiamo tutta la squadra Eh vabbè raga tanto qua alcuni dite che è terzino altri dite che non è terzino quindi io mi fido di me stesso e dico che è terzino avrei dovuto comprare l'album della youtuber league raga almeno ce l'hanno scritti i ruoli Tagliamo tutti i youtuber in che senso tagliamo tutti i youtuber? Eh Pierino è molto veloce però eh facciamogli 90 Grazie mille Andrea avete visto tra l'altro il vlog che ho caricato oggi vi è piaciuto? Mi sa che viene un po' troppo forte Pierino però sta venendo tutti sull'80, la cosa mi piace non vorrei venire se troppo forte Pierino Ma sì raga, mi... visto che infatti uno dice sì, uno dice no, vado d'occhio io. Uh... Ah Ma perché non gli ho fatto qua i valori? Cross ce l'ha buono, finalizzazione ce l'ha molto buona. Ah, è un super terzino Pierino, raga. Precisione di testa ce l'ha buona, passaggi corti, ce li ha buoni, tira al volo, tira al volo più o meno Pierino, eh. Ok. C che capelli gli facciamo al Pierino nazionale? Sapete che non so che capelli ha Pierino, così mi viene il vuoto in testa. Vado un attimo a vedere. Ce li ha tipo gnabri. Pierino Pierino TV. Ah no, ce li ha un po' più lunghi Pierino di Gnabri. Quindi li facciamo tipo. Ah <ride> no, così no. Um... E Come ce li ha Pierino, raga? È difficile trovarli, eh? I capelli di Pierino. Dobbiamo fare capelli medi. No, oh, eh, Matteo, tanto. Non c'è bisogno. Tipo Toselli, vero? Ah, questi raga, sono questi i capelli di Pierino Ce l'ho davanti, sono questi i capelli di Pierino Fidatevi sì, 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 questo è Pierino Sì, 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 sono un pelo diversi Ma secondo me sono loro O forse più que... No, no, no Sono questi raga Pierino creato, vai Ora, abbiamo creato i quattro titolari ragazzi Che sono Gigi e Toselli Centrali Gnabri e Perino Tersini Ora, ragazzi ditemi le riserve eh, ditemi chi volete di più come riserva No, vabbè, Barba non ce l'ha quasi, raga, non c'è bisogno di rifargliela. Ditemi chi volete come, come riserva. Ah, Sick Wolf lo metto... Aspettate, me li segno, raga, me li segno perché qua... Allora. Sick Wolf lo mettiamo sicuramente come riserva. Mettiamo Sick, Buffo, poi chi mettiamo? Zoccolo duro. Sick, Buffo, Zoccolo duro. No, ma Sergio non è difensore, non mi date scrivere Sergio. Ok, sì, Fene importa, avete ragione. Scrivetemi solo quelli che sono difensori, raga, solo quelli che sono difensori. Secondo me Sciale ci deve stare, giusto? Sciale Boom, mettiamo. Sciale Boom. E basta, raga. Dopo gli tocchiamo gli overlord, raga, non vi preoccupate. Eh, per forza di cosa non possiamo mettere tutti, raga. Sicba e Insa, dai. Facciamo Insa che ha giocato con me. Sic, Baffo, Zoccolo Duro, Fene, Shaleboom e Insa. Sì, mi piace. Eh, Tatino anche ci sta, eh. Fius è centrocampista, raga. Tatino me lo stai scrivendo tutti. Ma, ma eh, quanti giocatori avrà sta rosa? Tatino? Tatino, ok? Avete tutti i tatini? Ok, ok, ok. Quindi, Fene importa come riserva. Sick, wolf, Buffo, Zoccolo Duro, Fene, Shalebu. Vabbè, Zoccolo Duro, raga, possiamo anche toglierlo. Cioè, è forte, però... Ne abbiamo già tanti. Quindi, Sik, Buffo, Fene, Shalebu, Minsa e Tatino. Siamo d'accordo? Ok. Vabbè, inizio a creare Fene. Mamma mia, quanto ci metteremo a fare questa, questa squadra, raga. Dopo di loro passiamo ai centrocampisti, eh. Ma perché mi scrivete Campolunghi? Non è un difensore Campolunghi, raga. Allora, creiamo Fene, che è il più veloce da fare perché dobbiamo solo fargli le statistiche da portiere. Fene GK. Io spero che nessuno youtuber si offenda, raga, se non lo metto, ma decide la chat, non decido io. Quindi, Fene, lo mettiamo, boh, sarà 1.90 Fene più o meno, sì. Più o meno, sì. Posizione portiere eh, Modifichiamogli solo le cose da portiera. al buon Fene Un pelino più scarso di Ragnar Però in realtà è forte Fene Marconi è centrocampista Sì ho capito che Campolunghi è forte raga Ma non, non va messo adesso Campolunghi okay, Raga sapete che Fene ha sti capelli più o meno Cioè a parte scherzi Fene ha questi capelli Ora, non per dire, ma Fene ha questi capelli esattamente. Fammi vedere se ha la barba. Ha il baffetto, Fene. E ha questi capelli. Cioè, in realtà non li ha proprio così, ma Ah c'ha più. forse Questi? No, sono troppo lunghi. c'ha questi capelli, Fene, raga. Ce cioè, li ha un pelo più corti. Però c'ha la. La frangetta. Cioè, dietro non li ha lunghi. Il problema è che non esiste il taglio di Fene qua. Cioè, è tipo un taglio tamarrissimo. Non so come. No, ma che come toselli? Cioè, tipo. Non riesco a spiegarmi. No, così sono troppo lunghi. No, non esiste il taglio di Fene, raga. Eh, gli mettiamo questi, dai. Anche se. No, non c'ha le treccine. Mettiamo tipo speciali. Lui c'ha la fascetta, vero? Gioca con la fascetta. Fene. No, però potremmo farglieli così a Fene. Hmm. Ma perché mi hai scritto off Samuel? Raga, off Samuel è titolare a centrocampo. Uh, ah, raga, sono complicati quelli di Fene. Questi, dai, facciamogli questi, anche se non gioca con la fascetta Fene lo facciamo così. E facciamogli un baffetto. Sì, sì, dopo poi facciamo il sondaggio per i titolari, certo. Adesso li stiamo creando tutti. Facciamogli mh, il baffo, si può fare solo buffo senza barba. Facciamo una roba così. Lui non ha... Ah, sì, lui c'ha anche il pizzetto sotto. Perfetto. Questo è proprio Fene, raga. Ok. Fene creato. Ora, abbiamo detto... Seekwolf, Baffo... No, dobbiamo creare Seekwolf, raga. Mio padre Seekwolf. Oh, è lì! È lui, raga, è lui! È Seekwolf, è lui! <ride> Simone. Seekwolf. Raga basta scrivi i Metto solo quelli che giocano le YouTube, la YouTuber Summer Cup o la YouTuber League. Sick Wolf. No, no. Di che anno. Ah, Fene mi sa che l'abbia lasciato dell'85. Vabbè, si ritirerà presto. Eh, di che anno è il Sick? 96, c'è la mia età Sick Wolf. Sick, raga, sarà un 8. <ride> non lo so. Facciamo così, dai. No, 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 non lo so, non vorrei... Quanto è alto, Sic, raga? No, no, è 96, Sic Quanto è alto? Vabbè, la nazione, chi se ne frega, raga No, ma chi se ne frega delle nazionali, raga Facciamo così, dai 1,80 per 87, dai no, no. Spero che non ti arrabbierai, Sic Difensore centrale, giusto? Mi confermate difensore centrale, Sic, Wolf? Eh raga ma tanto non posso mettere tutti Cioè proprio è, è materialmente impossibile Mettere tutti Ma che ci dici? Dici no? Sì Raga ne abbiamo troppi Davvero non... No, no, non posso metterli tutti Cioè qualcuno ci rimarrà male Ma non posso mettere tutti quanti raga Perdonatemi Cioè Ne posso fare 20 raga poi magari stasera dopo, dopo ne, ne vado a creare altri però. Sic. Sì eh, Vorrei farlo più o meno come gli altri, ma. Che peccato che non si poteva modificare direttamente i giocatori della squadra cambiandoli solo. Cioè, il nome si può cambiare, ma non potevi cambiare le statistiche, l'età e cose varie. Quindi mi sa che tocca fare così, raga. Tocca fare così. Però è un po' più lento, sì, quolf. Poi vedete queste statistiche le faccio un po' a random, raga. Giusto per far venire l'overall uh, normale, ecco. Ma raga, Sicwolf, sapete che ha sti capelli? Cioè, secondo me Sicwolf è lui. Vediamo un attimo. Raga, è lui. Ah, però non ce li ha rossi i capelli. Cioè, ce li ha più tipo biondo. Però, cioè, somiglia molto. Non so perché me lo immagino i capelli rossi Sicwolf. Però sono quelli i capelli, raga. Tipo... Così? Tipo così? So è lui, raga. È lui, raga. Sì, sì, è lui, raga. È Sicwolf la barba ce l'ha no zero barba Eh sì, cioè raga dai raga è lui aspettate ce cioè, l'ha un po' rossi i capelli però raga è lui dai ok eh raga lo so che in porta potevo mettere qualcuno però ah ok ci sta ci sta Fene posso cambiargli l'età abbiamo detto no non posso eh Fene si ritirerà a breve raga mi spiace ho sbagliato l'età su Fene gli altri li ho messi tutte giuste Ok. Uh, chi dobbiamo creare ancora, abbiamo detto di riserve che poi riserve, diciamo, sick eh, baffo, baffo dobbiamo creare. Ok, baffo, gran giocatore baffo, raga. Mi è piaciuto molto. Baffo lo creiamo come difensore o come terzino? Io direi: creiamo baffo come terzino e mettiamo Sciale Insa. E tat, però. Sale lo facciamo diventare terzino dall'altro lato, raga. Dai. Baffo, tatino e Shale, ok. Facciamo baffo terzino destro, raga, dai, anche se eh, si adatta perché shale, Perché. Tatino e Sicli facciamo difensori, ok. Quindi baffo terzino destro, mi piace. Silvestro sì, baffo. Poi, raga, alla fine della squadra se proprio c'è qualcuno che volevate che manca lo aggiungiamo. Penso che sarà la live più lunga del mio canale, perché è tutti quanti, ve lo dico. Eh, Tiago del Senatore ci sta. Baffo TD e Sciale TS, mi piace, mi piace. Ah, di che anno sarà Buffo, raga? Eh, di che anno è Buffo? Aiutatemi voi, raga. Sicuramente non lo trovo su internet di che anno è Buffo. Silvestro, Buffo, età. Eh, buh, raga. Sa secondo me è 2003, sapete, Buffo. Baffo potrebbe essere del 2003, raga. No, secondo me è 2003, Buffo, sapete. Ah, sì, Crispo lo creiamo dopo. Secondo me è 2003, raga. Sì, 2003, Silvestrone, baffo. E' alto. meno di me, mi sembra. Dovrebbe essere un qualcosa del genere, baffo. Dovrebbe essere un qualcosa del genere. Ruolo, abbiamo detto terzino destro. E eh, va bene. E eh, va bene. Andiamo a fare un po' i valori. Il mio fratello Gilbert Nana. Vabbè, ma ragazzi, adesso creiamo tutti quanti. La difesa, diciamo, è la parte un po' più noiosa. Perché i nomi forti arrivano dopo. Cioè, i nomi quelli belli belli arrivano dopo. Facciamolo sempre più o meno per avere quel valore intorno all'80, 78. Magari un pelino più scarso. però. Dopo ci sarà da litigare, raga, per chi mettere in attacco. Perché i posti sono solo tre: uno davanti, una sinistra e una destra. Titolari, poi ovviamente possiamo girare. Non vedo l'ora di iniziare, raga, a, a, la squadra. Cioè, proprio di fare la prima partita, di creare la maglia. Quello sarebbe bellissimo. Però mi sa che oggi non riusciamo. Cioè, oggi. Già, grazie se riusciamo a creare tutti quanti. Mi sa che la live andrà un po' più avanti rispetto all'orario che vi avevo detto. Lasagna allenatrice. Bravi ragazzi, lasagna sarà allenatrice. Mi piace. Si può creare allenatore donna, penso di sì. Mettiamo i giocatori più rappresentativi, raga. I giocatori più rappresentativi. Spero di non essermi dimenticato nessuno perché, se no, potrebbe essere un problema. Ok, capelli di baffo. Eh, capelli di baffo? Chi lo sa i capelli di baffo quali sono? Chi lo sa quali sono i capelli di baffo? Aspettate un attimo. Eh. Silvestro. Baffo. Troppo stile il baffo, raga. Ma c'ha C'ha le treccine. Mamma, quanto mi gasi baffo. C'ha le treccine. Allora aspettate, mettiamo le treccine quelle proprio fighe. E ce l'ha così il baffo, raga. Forse è un po' più scuro di carnagione. Fammi vedere, sì. È un po' più scuro di carnagione. Aspettate un attimo che andiamo a modificare. Ok qua. Eh, 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 eh. Silvestrone baffo Fatto Vai Mi chiamo Gil Bernana, campione del mondo di palleggio con la testa 20.400 palleggio in ore e 15 minuti Esatto Ora Chi manca? Uh, terzino destro Shaleboom no, Non so assolutamente come si chiami raga Shaleboom Mi dovete dare una mano su Shaleboom Lo chiamiamo Shale Shaleboom Lo chiamiamo Shale Shaleboom Sciaaaale Boom, così Età di Shaleboom raga? Enzo si chiama, ok Enzo Età di... di... di Shaleboom? 99? 2001? 2000? 2001, ok, state scrivendo di più 2001, quindi mettiamo 2001, va bene. 22 mi hai scritto Giovanni, quindi 2001, giusto. Ok, grande che sei ancora qua, Super Allan, così mi dai una mano. Uh, sarà 1.80. Ah sì, facciamo così, dai, Saleboom mi sembra... Fuse Gamer lo facciamo a centrocampo, raga. Io vado molto ad occhio, eh, cioè, raga, cioè, sto andando molto ad occhio. Sciale. Saleboom, aspettate. Eccolo qua, Shale boom Sì, dai, sarà un 80. Sì, dai, facciamo un 80. Ruolo, abbiamo detto che lo facciamo terzino sinistro, giusto? Buffo l'abbiamo fatto a destra? Sì, baffo l'abbiamo fatto a destra. Quindi terzino sinistro, facciamo i soliti valori un po' a caso. Raga, non mi scrivete altri no. Fatemi un favore, quando stiamo facendo un giocatore concentriamoci su quello. Tanto non ha senso se adesso mi scrivete fai Matteo Robert, cioè dopo li facciamo gli altri. Un po' troppo però. Ma usare le mod come seppi? Eh, no, non preferisco fare io. Vero, ma farai la parte 3? Non penso. Ormai è passata di, di IPEC. Scial boom. La punta devo essere io eh, La punta è Erling Braut Campolunghi Io posso essere al massimo il trequartista Giocheremo col 4-3-3 col trequartista raga Ora tranquilli che la parte peggiore Quella dei difensori è passata Ora tra, Cioè è quasi passata Ci divertiamo a fare il centrocampo Non credete che a me piace fare tutta questa parte Macchinosa dove devo fare le statistiche eh? Ve lo dico Non piace neanche a me questa parte macchinosa Però è per il bene di questa carriera Dobbiamo farla raga Capelli di sciale Boom Fammi vedere un attimo c'è il corti tipo questi. No, però non ha la rasatura. Cioè non hanno gli aricci. Ha tipo un capello tipo questi. No, però c'ha un po' di ciuffetto. Questi... Mm, a trovarli i capelli... Di chale... ah. Facciamo questi e li facciamo biondi, perché lui è tinto di biondo, c'è boom. Quindi facciamo il capello biondo. Ok. Barba ce l'ha, sciale. Ma perché siete tutti senza barba, youtuber? Barba ne ha proprio poca, poca, c'è Quindi gli facciamo la barba proprio poca, poca. Però così orrenda, aspetta. Po poca, intendo poca. No, non c'è poca. Ok, questa è la barba di Sciale, ok. Sciale Boom creato. Ne ha poca, 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 poca. Mancano. Uh... Manca solo Insa e Tatino. Ok. Ah, raga, sto facendo una fatica. Ah, facciamo Insa, va. Facciamo INSA e poi facciamo TATINO, così abbiamo a posto la difesa. Nicolò, senza accento, INSA. Dovrebbe essere del 94 lui. Sì. Nicolò INSA. E lui è molto alto, lui sarà 1,92. Facciamo così. Posizione difensore centrale. Attributi, bye. Ragazzi, vi giuro che il prossimo che mi scrive è Matteo Robert. Se, se, se anche uno di voi mi scrive ancora Matteo Robert, non facciamo Matteo Robert, ve lo dico. Il Pipega non è difensore. Ciao Bushpish. Meno male, non è uno youtuber. Hai ragione. Campolunghi non è uno youtuber. Mi potete dire chi c'è? Adesso appena finiamo i difensori vi faccio un piccolo recap, raga, di chi abbiamo messo. Ah, me è vero, davanti c'è anche... Ah, L'attacco eh, è, c'è anche Jaypata, raga, però... Come facciamo a non mettere Jaypata? Jaypata ci va. Io non vedo la... Di non so come farò stasera a non voler provare questa squadra, raga, io voglio provarla. Ma che squadra è incredibile. E eh, però dovrò aspettare la prossima live. Vabbè, ah J Pata. Raga, ma J-Pata ovvio che lo facciamo. Mio fratello J-Pata. Palleggio di testa. Jay Nana. Cresciuto per strada. Jaypata. Ok, che capelli ha, Insa? Un attimino di attenzione. Insa. Insa, Insa, Insa. Nicolò mirra. Insa. Ok, ce li ha così. Ma c'hanno tutti più o meno i capelli uguali comunque. Però aspetta, colore neri. Ce ha tipo così Insa, raga. Eh, tipo così ce li ha Insa, secondo me, vediamo Ce li ha un po' ricciolini lunghi Però ce li ha tipo larghi, non capisco uh... Sì, tipo così Cioè, non sono proprio così, però Eh, Sapete che questi, raga, potrebbero essere i capelli di Insa Gli togliamo la barba, che anche lui non ha la barba Io Non capisco perché tutti voi non avete la barba, youtubers Ha proprio zero ha di barba Cioè, c'ha proprio due peli Facciamola pure a Insa, allora come l'abbiamo messa a sciale? Una roba così, colore scuro. Oh ragazzi, Insa, sapete che è. Gaza Ok, Insa ha fatto. Creiamo ancora Tatino e poi la difesa è chiusa, raga. Creiamo Tatino ed è chiusa la difesa. Chiusa. Come si chiama Tatino? Insa è uguale. Qualcuno mi sa dire il nome di Tatino? Tatino è alto 202, pesa 136 kg, l'ho detto in video YouTube, ok. Salvatore? Salvatore. Salvatore. Ah, glory. Salvatore, salvatore. Salvatore Tatino. Anno di Tatino? Eh, qua, boh. Di che anno sarà il Tatino nazionale? È grande Tatino, eh. Tatino è grande, raga. 94? Ah, eh, ovvio che Fede Marconi c'è. 94, ok. Altezza avete detto? Mi ridite l'altezza? 2,02 m per 100... Eh vabbè, mettiamo così, raga. Mettiamo così. Il, più, il, più alto, il massimo che si può mettere in tutte e due le cose. È un gigante, raga. È un gigante, tatino, raga. Eh, non si può mettere i chili così. No, no, non lo faccio, Matteo Robert. Mi spiace. Ormai l'avete detto in tutti, Matteo Robert non ci sarà. Le live. Le... Eh, sì, sì, certo, la live rimane. Rimane su YouTube, certo. Adesso andiamo un po' a vedere cosa abbiamo. Come abbiamo creato. Abbiamo a vedere i giocatori della difesa che abbiamo messo. Se poi manca proprio qualcuno, alla fine andiamo ad aggiungerli, raga. Sicuramente manca qualcuno, ma, eh, raga. Sono 11 titolari, sono 10 le riserve, quindi. Non potevo, non potevo fare nient'altro. Sono contento che abbiamo finito la difesa. Almeno. Che adesso c'è la parte bella, cioè fare poi il centrocampo e l'attacco, sinceramente. Mi gasa. Allora, come c'ha i capelli il buon Tatino? Cerchiamo Tatino su Instagram, va? Tatino. No, Tatino non c'ha Instagram. Ma perché Tatino non c'ha Instagram? Perché non c'è Instagram? Salvatore Marulli, mi avete detto. Ah, ok. Maralli Tatino, i capelli ce li ha come tutti quanti, purtroppo. Oh, finalmente uno con la barba, però, finalmente uno con la barba. Tatino ce li ha corti, tipo rasati di lato. Eh. Ciuffetto ce l'hai, sì. Però non ce li ha così, tatino, tipo così ce li ha, tatino. Colore scuro. E eh, va bene. Facciamogli la barba il buon tatino Barba ne ha molta Ha tipo questa qua di barba Ovviamente colore scura Tati Raga tatino uguale Ok Abbiamo la difesa raga Non guardate gli overall Perché poi li andremo a modificare Abbiamo Ragnar titolare in porta Fene... Abbiamo sbagliato tutto Fene raga Pure il nome abbiamo sbagliato No dobbiamo... Fene è da rifare raga No Fene è da rifare Aspetta un attimo Fene abbiamo sbagliato l'età Abbiamo sbagliato tutto Ricreiamo un attimo Fene va Eliminiamo Fene Ricreiamo Fene che abbiamo sbagliato l'età, abbiamo sbagliato il nome, sbagliato tutto di Fene. Fene lo ricreo al volo raga. Ricreiamo al volo fene. Di che anno sarà Fene? 2000 secondo me Fene me l'aveva detto. Facciamo tipo così fene. Faccio al volo eh raga tanto... Cioè. Facciamo al volo Fene Ok I capelli quali gli avevamo messo al Fene nazionale? Ah la fascetta gli avevamo messo Tipo questa qua... Quale gli avevo messo di fascetta Fene? Questa qua ci sta, sì. Però ce li ha un po' più corti i capelli, Fene. Però vabbè, gli mettiamo questa, questa. E gli mettiamo il baffo come gli avevamo messo prima. Quindi baffetto e barbetta. Una roba così. C'ha un po' più di baffo forse. Ah no, il pizzetto gli avevamo messo, aspettate, che devo ritrovarlo. Così Ok, fene fatto. Sì, dopo giochiamo, certo. Ok questa era la squadra per ora con portiere e difesa Fene e Ragnar Non guardate gli overall che poi andremo a modificarli Non guardate gli overall Poi andremo a modificarli Questa era solo per avere una prima base Ok scusate sto vedendo una cosa Abbiamo Difesa centrale Gigi Toselli Buffo No scusate Gigi Toselli in setatino Terzino sinistro, chale boom, a destra baffo. E poi abbiamo anche Pierino e Gnabri. Questi per ora sono i difensori. No, non guardate gli overall, vi ho detto. Non guardate gli overall, non guardate gli overall. Ora, non guardate gli overall, dopo li modifichiamo. Ora, si passa al centrocampo, raga. Quindi, eh, dobbiamo un attimo capire. Due centrocampisti centrali e un trequartista, ok? Inizia ditemi i centrocampisti centrali che volete assolutamente Eh ci abbiamo messo un po' ragazzi sì. Fratino Samuel Io leggo eh Vi sto leggendo Samuel Fratino Marconi concordo Allora Samuel Fratino Marconi Pippega ci sta Matthew anche ci starebbe. Eh. Samuele Fratino per forza. Mi sa che saranno i titolari. Sergio Cruz. Eh, Sergio Cruz, raga, è vero. Ah, allora, vi faccio un sondaggio. In base a come votate verranno scelti i titolari. Eh, ne, ne abbiamo troppi di, di grossi, raga. Ne abbiamo troppi di grossi. Centro, Centrocampina. Pisti centrali. Off Samuel. Votate ragazzi perché in base a come votate decidiamo. Samuel, Fratino. E ci va Fratino raga. Uh, Cruz. Sergio Cruz. E eh, avete detto. Mamma mia sono troppo... E Marconi raga, anche Marconi. Non si può non mettere Federico Marconi. Marconi è capitano pure. Io metto loro quattro per ora. Se c'è uno che riceve proprio pochi pochi voti valutiamo di sostituirlo con un altro. Per ora, secondo me, loro quattro sono due titolari e due riserve. Secondo me, eh. No, Fratino non è punta, raga. Fratino gioca a centrocampo. Ma sì, Sergio faceva la punta, ma è un centrocampista, raga. Vediamo, vediamo. Vediamo cosa votate, mamma mia. Che complicata. Se vado a qualcuno si arrabbierà sicuramente. Chiedo scusa agli youtuber se non sono stati messi, raga, ma ha deciso la chat. Perdonatemi. Eh, lo so che Mettio ci deve stare, raga. Avete anche ragione voi. Ok. Eh, vabbè. Il 6% di voi ha votato Marconi, ma, raga, ve lo dico, Federico Marconi ci sarà al 100%. Lui sarà il capitano, assolutamente. Fratino l'avete votato in pochi. Quindi, potremmo. Però, Fratino ci va, raga, cioè. Ditemi chi altro volete oltre a questi quattro, quindi Samuel, Fratino, Sergio, Cruz e Marconi, ditemi chi altro volete oltre a loro quattro, Samuel, Fratino, Cruz e Marconi, non... scrivete qualcuno che non sia loro quattro, vi ricordo come centrocampisti centrali raga, centrocampisti centrali, Ma Lazza non è un centrocampista centrale raga, però lo state scrivendo tutti, va bene, facciamo Lazza allora, facciamo rilazza. Lazza e Matthew, ne creiamo sei raga, sono tanti e eh, sei. A questo punto giochiamo col 4-3-3 normale. Anche Fuse. Non possiamo non creare Fuse. Mamma mia, quanti sono! Eh, ragazzi, io tra Metchio e Fuse. Eh, creo Fuse, mi spiace. Cosa c'entra Blur? Nana, Gilbert Nana. Come fai a non creare Gilbert Nana? Sono tantissimi, raga. No, Crispo lo mettiamo davanti. Samuel, certo. Allora, Per ora ho segnato Samuel, fratino, Sergio Cruz, Marconi, Rilazza, FuseGamer Gamer e Gilbert Nana. Raga, allora, mettiamo l'oro, raga. Creo l'oro per ora. Spero di non aver dimenticato qualcuno. Ma quanto state scrivendo? ZV non c'entra niente, non ha mai giocato la YouTuber League. Sono tantissimi, raga. Eh, vabbè, oh, li creiamo tra... No, Cruz non è ATT, raga. Però, se mi dite... Se mi dite Cruzzo è ATT, lo teniamo dopo Sergio Cruz, allora, dai. Mamma mia, quanto state scrivendo, raga. Vabbè, eh, iniziamo... No, pata attaccante. Iniziamo a creare Off Samuel. Anche qua ragazzi per l'overall non vi preoccupate. Lo chiamiamo Samuel of Samuel. Ma si può mettere il cognome col trattino? No, allora, facciamo così. Ah, allora, fratino ci sta raga. Io non so come faremo a giocare in 11, cioè dobbiamo giocare in 18 raga, o cambiamo ogni partito o giochiamo in 18. Samuel è 2001 o 98? Boh, di che anno è Samuel raga? Qualcuno mi dia, lo so che il cognome è Fria ma... 9, no, io mi creo per ultimo raga. Ditemi l'età. 2001 mi state scrivendo, 2000 2001, nel dubbio facciamo 2001. Altezza secondo me è un po' più basso di me, Samu ed è così, cioè no, un po' più alto, così facciamo così Samu. Ruolo centrocampista, centrale. Ecco, qua andiamo come prima un po' ad occhio. No, Gigi l'ho già fatto, raga. Qua andiamo ad occhio, poi raga cambiamo dopo tutto. Quanto non vi preoccupate se vi viene uno vero il diverso, al massimo poi andiamo ad alzare le statistiche. Li faccio un po' a caso, diciamo, adesso, ecco. Lui però difende anche molto bene. Eh. Samuel è molto... Samuel deve essere uno di quelli più forti, raga. Vi giuro che è la cosa più sbatti di tutte creare i giocatori. Raga. Io voglio giocare. Li voglio, li voglio giocare. Ok. Ma non lo metto giù, 360, raga. Non ha mai giocato queste competizioni. Non avrebbe senso. Samuel, Pata, Crispo saranno tutti i top. Play. Raga, io non so come facciamo a creare tu. Cioè, comunque, davanti abbiamo spazio per tre, eh? Cioè, Campolunghi, Crispo, Samuel, Pata. Eh, infatti, dobbiamo tagliare un attimo qualcuno, ve lo dico. Mettiamo solo proprio quelli top, 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 top. Anche a centrocampo, raga. Mi spiace per alcuni, ma. Eh, Sono so troppi, raga. Sono troppi, ve lo dico. Allora, Samuel, dobbiamo farlo. Uh, un pelino più scuro secondo me. Come si fa? Tipo Così. Sì. No, così è un po' troppo. Facciamo così. E i capelli c'ha le treccine fighissime. Samu. Quindi. C'ha tipo così i capelli. Eh, Samu ce li ha tipo così. O forse ha le treccine un po' più corte. Raga. Eh, non posso mettere tutti quanti. Mi spiace ma. C'ha le treccine corte però Sam, vero? Vediamo un attimo Eh sì, ce le ha corte le treccine Il Ah no, non le ha tanto corte Ma sì, lasciamolo così, dai, il Sam Il Sam nazionale lo lasciamo così L'ho fatta giusta all'altezza, sì, va bene, vai Sam creato quanto è venuto di overall tanto poi lo andiamo a modificare, eh? 82, oh comunque è già più forte degli altri. Va benissimo. Ora, dopo Sam, fratino ci va per forza. Lo so che lo volete, fratino, ragazzi, quindi. Andrew fratino. Andrea. Fratino, vai. Nato nel 2000? E 2000, fratino? No, Fratino non è Ciocino, mettiamo chiamiamolo Fratino... Età. 2002. What? Ok. È più o meno non è come me, più o meno un 80 per... Boh, sarà 75 kg, sì. Posizione, centrocampista, centrale. Vai. Eh, raga, io non, devo mettere solo i top top, ve lo dico, è, è, sono troppi giocatori. Non posso tenere fuori Crispo e Campolunghi e quelli là, quindi alcuni per forza di cose rimarranno fuori, mi spiace, ma per forza di cose alcuni dovranno rimanere fuori. No, io sono un 80 raga. La è molto forte. 44 In porta ci sono Ragnar e Fene. Facciamo le ali, facciamo 4-3-3 con le ali. Adesso dobbiamo più un attimo chi mettere, raga, perché davvero cioè, siamo, siamo, ne stiamo creando talmente tanti che purtroppo rimarrà fuori qualcuno, ma non possono rimanere fuori i top. Quindi io voglio bene a tutti, raga, ma alcuni dovranno rimanere fuori. Qua, come ho detto, i valori li stiamo facendo un po' a caso, dopo andiamo poi a modificarli, eh. Ok, Fratino, che capelli ha? C'ha i capelli super fighi, Fratino. Fratino è un gran figo, eh. Devo dire che Fratino è un gran figo. Ok. C'ha i capelli un po' tipo. ricci, selvaggi. Tipo, tipo, come ce li hai, Fratino? Ce così, tipo, Fratino, no? Ce li ha un po' più che gli cadono sulla fronte. Ah, 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 ah. No, così sono un po' troppo. Ce li ha tutti ordinati, Fratino, però. Ah, no. Ragà, è complicatissimo sta cosa, ve lo giuro. Ce proprio fighi fratino i capelli. Non c'ha sta cosa. Eh, mo' raga, pure le esultanze. Non possiamo impazzire. Eh. Come ce li hai i capelli, frat? E eh, ne so io come c'hai i capelli, frat? C'è i capelli più comuni del mondo, ma non. Eh, non li trovo. Perché mi serve la rasatura laterale. Uhhuh. Come ce li ha, i fratix? Non ce li ha così, raga, no. Cioè, sono questi paradossalmente. Cioè, non li ha così, però gli mettiamo questi qua. Così. Castani. E Barbetta ne ha un po' di Barbetta. No, zero. Rasato a zero. Ok. No, Crispo lo creiamo, raga no. Crispo lo creiamo. Fratino va bene secondo me, vai. Fratino creato. Ora... Fe io creerei ancora Fede Marconi, Fius e Gilbert Nana. A meno che non giochiamo col centrocampo a 3 e a quel punto dobbiamo crearne 6. Io per ora qua ci ho segnato ancora Fede Marconi, Lazza, Fius Gamer e Gilbert Nana. Sergio lo facciamo punta, mi avete detto. Facciamolo punta, Sergio. Mi avete detto di farlo punta, Sergio, raga. Jaypata è attaccante. Mamma mia. Vabbè, creiamo Federico Marconi, raga. E lui, raga, comunque. È già lui Federico Marconi. Campolunghi punta, raga. Campolunghi è la punta della squadra titolare insieme a J Pata. Cioè uno lo metteremo sulla fascia per forza di cose, però. Marconi è del 2000. Marconi è molto alto, è tipo 1,90. Non è una roba del genere, ci sta. Centrocampista centrale, e eh, vai. Cioè Marconi ha già anche i capelli di quel colore, tutto giusto, raga. E eh, lo so che ne sto creando troppi, raga. <ride> lo so. Però vabbè, tanto... Non c'è limite. Tanto li mettiamo tutti svincolati, li prendiamo tutti quanti dagli svincolati con la nostra squadra. Marconi è capitano, certo. Marconi è colui che ha creato tutto ciò. Senza Marconi non sarebbe esistito nulla. Neanche questa live sarebbe esistita. Quindi... Appena finiamo i centrocampisti, lo facciamo. Eh, fateli passare direttamente, Gabri. Non è così facile. Già non sappiamo chi mettere. Se devo pure andare a chiedere a ognuno quanto pesa e quanto sei alto, fidati che non finiamo più. Tanto basta averli più o meno indicativi. Poi la cosa bella sarà che c'è il loro nome. Poi che siano un po' più alti, un po' più bassi, un po' più magri, capelli un po' diversi. Amen, cioè... Il bello sarà... avere tutti i giocatori poi... Amen Nessuno va a vedere se poi è un po' più alto o un po' più basso ecco. Hai già Marina? Sei Paola? Sai che io vengo due giorni a Bellaria? Verrò due giorni a Bellaria mi sembra il... 14, 15, 16 Se c'è qualcuno di voi poi ci becchiamo Ok, raga, io Fede Marconi. Sapete che lo lascerei quasi così come capelli e tutto? E lui, raga, cioè. C'è poco da dire. E lui, Fede. Raga, è lui, cioè cosa devo cambiare a Fede Marconi? Forse sono un po' meno biondi i capelli. Sì, non ce li ha così biondi. Però sono loro, cioè sono un po' più ricci, però sono loro. Sono loro, raga, Fede Marconi è lui. C'è nulla da dire. E lui, raga. Sì, sì, sì. Sono un po' meno biondi. Più castani, vai Fede Marconi. Creato, Mamma mia. E eh, vabbè, raga, il colore della pelle. Non, non, non stiamo a farlo. Che sennò... Facciamo ancora Lazza, Fuse Gamer e Gilbert Nana a centrocampo. Io mi creo per ultimo, raga. Henry Lazza, vai. Henry lazza. Del 90. 6 alla mia età Henry rilazza. Sì, alla mia età Henry rilazza. 96 altezza e basso. Rilazza, raga. Sarà 1,70. Facciamo così il diciamo rilazza, dai. Centrocampista, centrale. Va bene, Gabri. Poi dopo andiamo a modificare tutte le cose, piede debole, valore, tutto, eh. La cosa più complicata, diciamo, è creare i giocatori. Poi tutto il resto viene dopo, raga. Fai il pescara all stars con Immobile, Insigne e Verratti. Ma cosa c'entra, bro? Stiamo facendo la carriera degli youtuber. Perché mi dici fai il pescara? Gilbert Nana ha 99 di tutto, eh, di, della parte del colpo di testa. Ma voi, Gilbert Nana, raga lo mettiamo titolare, è troppo forte. Cioè, non è forte, però magari subito sì. Rilazza, raga, corre molto, ve lo devo dire, molto veloce E anche molto agile Ha anche ottimi riflessi e ottimo equilibrio Essendo bassino Eh, far tutto youtuber è impossibile, raga Pensate se mi si spegne la play e perdo tutti quanti quelli che ho creato Potrei piangere Ok, uh, Rilazza come ha i capelli? Henry Rilazza. C'è sempre il cappellino. Rilazza. Ok, molto corti. Molto corti e barba. Niente, anche lui. La barba è un optional. L'abbiamo deciso. I capelli di rilazza sono tipo questi, raga. Totale. Sì, sono questi. Un po, meno, un po' meno scuri. Così, questi sono i capelli di rilazza. Letteralmente, raga. Letteralmente sì, o forse più questi. Eh, sì, 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 Perfetto, Enrico Lazzarato creato. Vai. Mi mancano Fuse Gamer e Gilbert Nana, raga. Mi mancano Fuse Gamer e Gilbert Nana. Volete Fuse Gamer o il Pippega centrocampo? Sondaggio. Sondaggio. Intanto io creo Gilbert Nana. Anzi, ditemi dei nomi che volete a centrocampo e decidiamo, vi faccio il sondaggio, ultimo centrocampista. Allora. Pippega, Fuse Gamer. Mirko. Mamma mia, Mirko, mamma mia. Nana. Lo facciamo adesso. Creonana, e poi dovete dirmi l'ultimo. Adesso creonana e poi ne manca ancora uno, raga. Dovete dirmi chi volete. Pippega, fuse gamer. Chi c'è poi? No, raga. Ehm, Sergio Cruz lo mettiamo attaccante. Matthew, Pippega fusegamer. Matthew e eh, Ne manca uno. Per il sondaggio. Of stamo c'è già ovviamente Matteo Oh raga, mi metto sto Matteo Robert, dai così. Pippega Gavius Gamer, metti o Matteo Robert, ultimo centrocampista, intanto io creo Gilbert Nana, campione del mondo di palleggi con la testa con 20.400 20 palleggi. Voi votate il sondaggio per l'ultimo centrocampista. Gilbert Nana Nato nel... non lo so. 98 credo. Lui dice di essere nato nel 98 e noi ci fidiamo di Gilbert. Altezza troppa, cioè sarà tipo 1,96 per... Boh, 94 kg, sì. Centrocampista centrale, il Gilbert. Vediamo chi avete votato come ultimo centrocampista. Se la giocano il Fuse Gamer e il Pipega, raga. Se la stanno giocando proprio. E anche Matteo Robert. Vi lascio ancora il tempo mentre io creo Gilbert il nana. Per, per decidere, raga. Avete ancora questi secondi per decidere. È una sfida 3. Matthew indietrissimo. No, Harry non ha la barba, raga. C'è una foto davanti di Henry. Ma dove la vedete la barba in Harry Lazza? Ma che dite? Henry ha la barba, citato. Aspettate. Mi avete appena detto che Harry Lazza ha la barba. Dove vedete la barba in Harry Lazza? Spiegatemelo. Ok. Io finisco di creare Gilbert intanto. Mio padre, tra un po' mi dirà che non posso più mettere giocatori nella Roma. Controllo palla molto basso per Gilbert. Potenza tiro ce l'ha. Elevazione boh, sì, mettiamogliela, dai. Resistenza ne ha tantissima, 99. Forza 99. Dov'è colpo di testa di Gilbert? Ah, l'ho fatto con la barba. Spiace, Spiace, Gilbert si sta nella barba. Dov'è colpo di testa? Uh, io voglio colpo di testa. di Agilità bassissima di Gilbert. Riflessi bassissimi, equilibrio bassissimo, raga. Dov'è colpo di testa? Uh, aggressività 99. È violentissimo. Rigori... Dov'è colpo di... Oh, no, 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 se non c'è colpo di testa... Ah, pressione di testa 99, assolutamente, c'è qualcos'altro del colpo di testa, purtroppo no, va bene, eh, capelli di Gilbert e Nana non esistono, dovremmo trovare dei capelli con due buchi qua, raga, eh, non lo so, Gilbert il Nana, c'ha i capelli con i buchi, non lo so, raga. Ma c'è una foto di Gilbert Ok quella qua Ah, qua aveva tipo le treccine Mettiamogli le treccine dai Mettiamogli, mettiamogli le treccine raga Gilbert Sì non queste però Mettiamogli le treccine Vediamo un po' Tipo così raga eh. Volevo mettere le treccine quelle che avevo messo a Willy Venom Dove sono? Su capelli medi forse Eccolo qua Però non li ha così Gilbert No, andavano meglio. Ah! Eh, ah, siamo ah. un po' più corti. Facciamo queste qua, dai, mettiamo queste treccine qua, G Mamma mia, Gilbert. Che giocatore è Gilbert. Vediamo chi avete votato come ultimo. Fuse Gamer. Col 33%, 30% pippega, 28% Matteo Robert. E quindi l'ultimo centrocampista sarà Fuse Gamers. E poi si passa all'attacco, raga. Ultimo centrocampista e si passa all'attacco. Oh, non so scrivere Andrea Fuse Gamer No, sono tutti centrocampisti raga Fuse Gamer è del 2000? Sì, 2001? Ditemi un attimo Fuse Gamer Ma dopo le modifichiamo le statistiche raga Fuse Gamer 2001, ok. Centrocampista centrale, le statistiche dopo le cambiamo, ve l'ho già detto. Eh, Fuse è alto come me, raga: 1,80x80, sì, ci sta. Forse è un po' più basso di me, Fuse. Diciamo, sì. Ah, c'ho la foto con Fuse, aspettate, ve lo dico subito. C'ho la foto col Fuse, no, è un po' più basso di me, proprio di poco. Sì, poi mettiamo anche i numeri, ma quello lo facciamo una volta che siamo dentro la carriera. Finalmente abbiamo finito i centrocampisti. Spero di non aver dimenticato nessuno. Adesso andiamo a fare un piccolo check. Tanto poi, alla fine, se manca qualcuno che proprio volete, lo aggiungiamo. Cosa c'entra sbancatore, raga? Sto creando solo i, i giocatori della YouTuber League, o Summer Cup, ecco. Ma certo che lo creiamo, Simone Crispo, certo. E eh, adesso per l'attacco capiamo, raga, perché. Sono tanti i giocatori che dobbiamo mettere in attacco. Infatti, adesso vediamo un attimo. Però è anche vero che avendone tre davanti possiamo crearne almeno sei. Almeno sei, poi vediamo. 9, ah, Crispo c'è sicuro, Sergio c'è sicuro, Campolunghi c'è sicuro, Pata c'è sicuro e poi adesso capiamo. Dovremmo avere finito con Fuse Capelli di Fuse, raga. Ha. Capelli di Fuse molto basici, mi sa. Vediamo. Tanto, c'ho la foto con lui. Fuse capelli. Ok, molto basici. Sì, ce li ha un po' ricci, ma barba ne sì, Fuse ha la barba. Ok. eh ah, ah, no, non li ha così. Fuse, che dico. Questi, questi sono i capelli di Fuse. Questi sono i capelli di Fuse. Cioè, non proprio, però. Eh, Fuse capelli. Difficile trovarli. Chiamogli di questi, dai. E Però dobbiamo mettere anche la barba Fuse Molta barba Oh perfetto Guardate Fuse Gamer Ok allora Vediamo un attimo Non guardate gli overall Ve lo dico Gli overall non sono finali Mi servivano solo per creare i giocatori Dopo andremo a modificarli Allora Fenerag non importa Difesa Gigi Luca Toselli Gnabri Pirellino Poi abbiamo Seekwolf Buffo Shaleboom E Insa E Tatino Centrocampo, per ora abbiamo Samuel, Fratino, Fede Marconi, Henry Lazza, che gli abbiamo fatto la barba, ma vabbè non importa. Uh, Gilbert Nana e Fuse Gamer. Questa per ora è la squadra, gli overall non sono ufficiali. Vediamo le facce se più o meno abbiamo sbagliato clamorosamente qualcuno. Ragnar più o meno c'è. Fene più o meno c'è. Gigi c'è, Toselli c'è, Gnabri c'è, Pierino c'è, Sequolf c'è totalmente. O oh, Baffo c'è totalmente. Shaleboom, uguale. Insa, raga, sembra un po' Hummels, però ci sta. Tatiro, raga, spettacolare. Of Samuel ci sta. Fratino, eh, più o meno. Marconi ci sta tantissimo. Uguale, Marconi. Henry Lazza, abbiamo sbagliato la barba. Gilbert Nana, non c'erano i suoi capelli, però va bene. E Fuse Gamer ci sta. Ora, ragazzi. Uh, vado un attimo in bagno, perché devo, una, una, cioè, devo un attimo fare la pipì mi ricarico un minuto. Voi iniziate a scrivermi in chat tutti quelli che dobbiamo mettere per forza in attacco. Quindi torno e li facciamo. Considerate che ne dobbiamo mettere 6, raga. 6. E io direi che Pata, Campolunghi e Cruz ci vanno per forza. Quindi vediamo un attimo, raga. Vado un attimo in bagno. Un minuto, datemi un minuto e torno. E creiamo gli attaccanti e poi andiamo a creare la squadra. Sono tornato, raga. Ah, ho fatto una grossa pisciata. Dobbiamo anche là, gli attaccanti, eh. Andiamo, raga. Iniziamo da quelli sicuri, raga. Quindi io direi: Allora. Luca Campolunghi, sicuramente ci deve essere in squadra. Luca... Campolunghi. Poi alla fine se abbiamo dimenticato qualcuno lo aggiungiamo. Campolunghi di che anno è? 98, vero? O 99? 99. Luca Campolunghi è molto alto, è tipo 1,85 per. Boh, facciamo così: per 80 kg. Posizione attaccante e andiamo a fare i valori. Ora andiamo per ruoli, raga. Ora stiamo facendo gli ATT. Chi mettiamo ATT insieme a Campolunghi? Io metterei lui e Cruz, perché Pata lo potremmo fare esterno. Secondo me, Pata possiamo farlo esterno. Siamo d'accordo? Ditemi chi mettiamo ATT insieme a Campolunghi, che si dovranno giocare il ruolo di titolari. Lui, eh? Anche Crispo c'è, però. No, Crispo. Facciamo il, so Facciamo il sondaggio, raga. Chi come altro ATT? TT? Crispo ci va. Tutti Crispo, mi state dicendo. Aspettate che finisco di creare lui e capiamo un altro. Vi faccio il sondaggio, va, intanto. Cruzala? Allora. Um... Secondo. ATT, Crispo o Cruz, vai. La gente, no? io non so dove giocherò in questa squadra, eh, ve lo dico. Cioè. Ok. I valori come vi sto dicendo li faccio un po' ad occhio raga Poi andiamo a sistemarli eh Ok Perché sono così bassi? Ok E eh, a lui facciamo il magico codino Campo magico codino raga C'è il codino però, aspettate un attimo Lui ce l'ha alla Aland. Eh, Dov'è il cappello alla È È lui, è lui il cappello alla Cioè non è proprio lui ma è lui Biondi Questo è campo cioè non li ha proprio così campo però. Campolunghi, vediamo. Eh raga si sì, li ha così eh Li ha così raga. Campolunghi è lui. Ba barba ne ha? No, zero pure lui. Cioè mettiamogliene proprio un goccettino giusto per renderlo un pelino più, più carino. Mettiamo proprio la barba, quella basica. Tipo così Però non ce l'ha in realtà Vabbè Vediamo cosa avete votato Crispo Cruz Mamma mia 50% Ma cosa Non ti credo 512 voti 50% Crispo 50% Cruz Raga eh... Crispo punta Cruz ala È l'unica cosa che si può fare eh... Crispo raga Decido io Crispo Crispo punta, mamma mia, 50 e 50, follia. Crispo punta, Simone Crispo, vai. Di che anno è Crispo? Aia. Oh, 2003. 2000? State dicendo tutti 2000. Ok, Crispo sarà 2000, allora. Crisp è alto come me, più o meno al mio fisico Crispo. Ok. Attaccante. Valori li facciamo molto alti. Già, tanto poi li andiamo a modificare. Quindi va bene. Dopo vediamo per il modulo, ragazzi. Iniziamo a crearli i giocatori, poi vediamo. Iniziamo a crearli. Che sennò qua ne usciamo pazzi. Sarà bello poi a fine di ogni stagione, raga, vedere quanto, quanto sono cresciuti i giocatori, quanti gol hanno fatto Sarà bellissima sta carriera, raga, non vedo l'ora di iniziarla giocando, ve lo dico Pierino l'ho messo eh, Crispo ne sa, raga, è molto forte Crispo Visione stellare Rigori alta. Capelli di Crispo? Come c'hai i capelli di Crispo, raga? Crispo Simone Crispo. Ricci. C'era come Fuse Gamer. È gli stessi capelli, Simone. Eh. eh, così, raga. Ci sta. Così, così, così. Crispo, fatto. Ora. Fascia. Fascia. Uh, mettiamo Pata. E ah mettiamo da una parte mettiamo Pata e Cruz a sinistra E di là chi manca Allora ditemi un attimo Oltre a Pata e Cruz chi manca? Io manco Non vorrei aver dimenticato qualcuno, raga. Avrei dovuto comprarmi l'album della YouTuber League. Vabbè, creiamo J Pata intanto. Palleggio di testa. Jay Nana. Secondo me ho dimenticato qualcuno di proprio forte, raga. Adesso andiamo a vedere, mi dite se ho dimenticato qualcuno di top. J. Pata, nato nel <ride> 2001? Cerchiamo, lui lo cerchiamo su Transfer Market. Alessandro Patacchini. 23 anni, 2000. È, è più basso di me, ragà, è tipo così, 1,73x65 kg. Posizione. Attaccante a sinistra, lo mettiamo. raga non mi dite quelli che ho già creato non ha senso eh, dribbling raga 99 ve lo dico 99 dribbling è troppo forte dopo vi faccio un sondaggio voglio che mi dite chi è secondo voi quello che deve avere l'overall più alto Anzi, eh sì, piuttosto che chiamiamo pippega Pippega ci sta. Sto facendo un po' troppo forte eh, forse Pata. Però è forte, raga, è proprio forte. Cioè, io l'ho visto giocare, è una roba. Altra categoria. Okay. capelli di pata raga come c'è ah c'ha tipo il mullet vabbè qua non c'è il mullet però c'è a biondi tinti quindi facciamogli il biondo eh non c'è il mullet però qua vero non c'è il mullet <ride> c'è sta roba che però non c'entra niente eh, mi spiace pata non c'è il mullet eh, pata 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 Facciamogli così a Pata, raga, non ci assomigliamo mm. Ah. Ah. Facciamolo così, Pata, dai. Vediamo come c'è com gli altri, se non mi ricordo a memoria. Sì, eh, c'è il mullet lui, però non c'è il mullet, raga. Eh, ah, allora, glieli facciamo così, dai. Facciamo così. Questo qua, forse? Ah, 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 ah. ah. facciamo così, va? Un po' meno biondi. Così a Pata, dai. Così a Pata ci stanno. Ok, J. Pata creato. Ora, creiamo Sergio Cruz. Vi sto leggendo, eh raga, vi leggo tutti. Vi leggo tutti. Solo che sto impazzendo con questa creazione dei giocatori. Mi dite l'anno di Sergio Cruz. Anno di nascita, raga. Anno di nascita di Sergio Cruz Pereira da Silva Dos Santos. Datemi l'anno di nascita. Come 30? E eh, si ritira raga. Eh, Sono troppi raga, aspettate un attimo. Se, se ne ha così tanti dobbiamo inventarci qualcosa. È dell'88, ok. Eh vabbè, lo facciamo dell'88, che vi devo dire. È alto come me, più o meno. Forse qualcosina in più, proprio poco, però abbiamo la foto insieme. Facciamo un 83. Posizione... Lo mettiamo nello stesso ruolo di pato Dall'altra parte Alla destra Ok Io non so dove gioco in sta squadra Boh eh. Io in sta squadra non so dove mi fate giocare <ride> Vi giuro che non so dove mi fate giocare In questa squadra Anche lui raga è molto forte Eh, raga, uno della Fiorentina. Eh. Già dovevo tagliare fuori tanta gente. Perdonatemi. Eh, raga, Cruz è fortissimo. Cruz è proprio forte, raga. Spero non posso farli venire troppo più forti. Dopo vi farò il sondaggio sul. chi volete come overall più alto, eh. Resistenza poca, perché comunque c'ha una certa età. Tiri da distanza, molti. Velocità no, non è altissima la velocità di Cruz. Agilità neanche. Riflessi, boh, facciamo così. Equilibrio facciamo così. Posizione altissima. Visione facciamo altissima. Rigori facciamo altissimi. Anche se ha sbagliato rigore la YouTuber League, Summer Cup, quindi no. Ok. Capelli, boh. Intanto cambiamo il colore, mettiamo gli scuri. Barba ce l'ha lui, quindi mettiamogli la barba intanto, poca però. Una roba così. Capelli, buh, eh, capelli trovare... Eh, è troppo difficile capelli. Eh, 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 eh. Sapete che? Sapete che? Guardate. Potrebbero essere più o meno così. Più o meno, raga. Un pochino... Ce l'ho sotto la foto, non riesco a capire come c'ha i capelli Eh, 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 eh. Loro, sono loro Sergio Cruz Pereira Mi faccio la nata, ma io voglio giocare Ok, creato Ne mancano ancora... Vediamo come com stanno venendo gli overall, va? Crispo 85, pata 91. Cruz, dai, devo abbassarli un po'. Dopo li abbassiamo un po'. Um... Ok. Chi mettiamo? Mancano... Manco io e ne manco ancora uno, raga. Pensate un attimo a chi abbia dimenticato di fortissimo. Io mi creo, dopo capisco in che ruolo. Ditemi proprio chi ho dimenticato di forte. Tiampi Pega, dai. No pippega lo facciamo alla sinistra Dietro Jaypata Come si chiama pippega? Pippo Pippo pippega. Pippo pippega Nato nel 87 pure lui mi sembra sia un po' in là con l'età, eh Pippega età Eh, Pipega età. Eh, nel dubbio lo facciamo del 91, dai. Per me è un po' più giovane 90. Ok, pippega è del 90, va bene. Pega è un po' più alto di me, però forse è un po' magro. Facciamo a sinistra, dietro a J-pata, dai. E io mi metto dietro all'altro, a, a Cruz, così magari poi. Quando si ritira entro io. Ma se in un video dice che tifi Juve, Mi sta che non hai capito niente Sara te Mi sa proprio che non hai capito niente Mi sa che non li vedi bene i miei video Sara Giambrai Meno perché non mi rispondi quando esce la prossima live su questa nuova serie Raga le live come sempre sono lunedì, mercoledì, venerdì e domenica Dalle, di dalle 19 alle 21 Sto facendo un po' troppo forte il Pippo forse, non lo so Gnabri c'è già raga Ora creo lui, creo me E dopo capiamo un attimo chi manca E poi mettiamo a posto gli overle e possiamo iniziare Hai messo centrale non alla sinistra? Dici? Ho sbagliato? Ah, grazie Grazie Perché mancino? Boh, è mancino mi avete detto Lasciamolo mancino Grazie che me l'avete detto che avevo sbagliato Bene, non tutti i finta. No raga, non ti fone né internet né Juve. Non ti fò nessuna squadra, ti fò le italiane in Europa. Ah, mi ha, mi ha resettato tutto. Sai che mi ha resettato tutto perché avevo sbagliato il ruolo. Devo rifare tutto da... Ah, dai, ma che palle! Hai messo fiussi? Sì, L'ho creato. Certo che puoi prendere spunto. Sta venendo, vi giuro, mi sta venendo mal di schiena, raga. Ah, più faticoso del previsto. Però la parte peggiore, che era creare i giocatori, è quasi finita. Quasi. Cosa stai facendo? Sto creando la carriera degli youtuber. Ok, più o meno ce l'abbiamo, raga. Of Samuel c'è. Se vedete sfocata la live, cambiate la qualità, raga. Tira il volo tanto, Pippega. Gran giocatore. 5 piede debole, dai, beccatele, Pippo. Ok. Dobbiamo cambiare il colore della pelle che lui è bianchissimo. Non così tanto. Sono dei colori un po' ambigui, vabbè. Capelli, eh, spiazze, Pippega, ma i non ce li hai. Però un po' li ha, raga, dai, non è proprio pelato. Però non c'è la via di mezzo tra pelato e non pelato, raga. Purtroppo non c'è la via di mezzo. Ah, eccola qua. Ok, Pippega così. Barba ce l'ha, Pippega. Così è dietro. Vabbè, sì, dai. Pippega. Creato. Manca Venom, raga. Manca Venom e poi vediamo un attimo di capire se abbiamo dimenticato qualcuno di veramente forte. Io mi faccio alla destra, raga, poi vediamo. Oh mamma mia. Almeno su di me, sui miei dati, raga. Mi metto anche il compleanno giusto. 22 giugno del 96. 1,80 x 73 kg, 72 va bene. No, 73, mi piace di più. Che non so mai quanto peso. Posizione: mi metto attaccante a destra. i valori li faccio a caso di nuovo. Tanto dopo adesso andiamo a modificare tutti gli overall prima di iniziare. Mi è stata una spacchinata ma sono molto contento raga perché siamo riusciti... Oh punizione mi metto tanto raga. Cioè ho fatto due gol su punizione alla Summer Cup. O oh, no? No non faccio un video, facciamo le live. sarà una serie che faremo in live ogni lunedì, mercoledì, venerdì e domenica dalle 19 alle 21. Resistenza bassa ve lo dico. Venom resistenza molto bassa. Tiri della distanza buono, dai, uno. non top ma buono. Accelerazione ne ho, raga, ne ho, corro, cioè non troppo ma corro. Agilità molta, secondo me. Riflessi molti. Equilibrio instabile, instabile, ecco, equilibrio instabile. Aggressività dipende contro chi sono. Intercettazioni, meh. Posizione, meh. Visione, buona. Rigori non li ho tirati, però boh, mi metto un 80, dai, 81. Portiere non ci interessa ora. Mi devo fare. Uh, vabbè, mi faccio anch'io solo i capelli, raga. Come ce li ho i capelli? Sono indefiniti, raga. Ma che capelli ho? Eh, buh, ho dei capelli indefiniti. Mi metto dei capelli fighi. Che vi devo dire? Metto dei capelli fighi. Eh, uh, no, non c'è il capello mio. Come ce li hai i capelli, Venom? Ha. Non c'è il taglio di capelli alla Venom. Come me li faccio i capelli? Così, così. Secondo me il taglio è lui. Forse è più lui. Sì, è più lui il taglio. Però li un po' più lunghi adesso, quindi facciamo così. Colore, biondi o scuri? Dai, biondi. Facciamo la tamarra, adesso ce li biondi. E mi faccio anche la barba. Ce l'ho, secondo me. Pochina, ma. Così, 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 così. Ora andiamo un attimo a vedere chi ho creato e vediamo se manca qualcuno, ok. Vabbè, potrei anche modificarmi ste cose, ma non lo farò. Vediamo so se ho fatto tutto giusto. 1,80, Flavio Venom. Ok. Allora, ragazzi, uh, abbiamo creato tutti questi. Ora, prima di vedere se manca qualcuno, vi voglio chiedere chi deve essere l'overall più forte, raga. Quindi, overall, overall Più alto. A chi? Overall più alto a chi? Allora. Campo. Decidete voi, eh? Campo lunghi. Pata uh, Crispo. Campo lunghi Pata, Crispo o Samuel direi. Sì. Non lo andiamo a mettere secondo me L'overall più alto a, a Sergio Cruz. Perché tanto poi si ritirerà, raga. Quindi direi che. Sono loro i quattro. Siete d'accordo? Sì, io sarei d'accordo abbastanza. Cioè, sono loro secondo me i quattro che si giocano. Si giocano tutto. Sondaggio lanciato. Io vado a prendermi qualcosa da mangiare perché sto veramente. No, non mi ha lanciato il sondaggio. Dov'è si è verificato un errore? Ok, no, non mi lancia i sondaggi. Ma perché? Ditemi se vi lancia il sondaggio, raga. Mi sa che non vanno i sondaggi. No. Vediamo un attimo. Allora, riproviamo. Campo Pata. Questo è un sondaggio fondamentale, eh? Crispo o Samuel? Dovete dirmi chi fare l'overall più alto. Vai, ve lo lancio, vediamo se arriva. Sì, ok. Vado a prendere solo al volo qualcosa da mangiare, torno da voi, modifichiamo gli overlock, aggiungiamo se manca qualcuno e niente. E iniziamo. Sto morendo di fame, scusate. È stato molto faticoso creare i giocatori. L'acqua aperta. Ok, no, era chiusa. Arrivo. Scusate ma ho preso un attimo due robe da mangiare perché ho troppa fame. Se non vi dispiace mentre capiamo cosa fare io mangio un attimo. Vediamo un po' cosa avete votato. Avete votato Samuel? Ok, avete deciso voi raga. L'overall più alto sarà quello di Samuel. Ora, facciamo una cosa, mentre mangio. Andiamo a modificare tutti gli overall. Ovviamente quelli che sono un po' sballati di troppo. Se no li lasciamo più o meno così. E poi vediamo se manca qualcuno E iniziamo la carriera Questo è il prossimo il, Lo prossimo step Datemi un minuto Che mi mangio questo Raga Se no mi rimane qua Proprio buono raga Appena sfornato mi sa Ok Samuel sarà quello Che lo il più alto L'avete scelto voi tour della casa, perché il primo settembre mi trasferisco e vado a vivere da solo quindi ve la faccio poi nella casa nuova il tour infatti agosto sarà un mese bello complicato perché devo fare il trasloco e le cose però poi vi faccio il tour ciao mati stavo proprio per dire che a settembre mi trasferisco con la buba Sempre a Torino vado a vivere raga Però vado da solo Adesso non con mia mamma e mia sorella andrò da solo Sì la lascio la live Non è una mod li abbiamo creati tutti uno ad uno ragazzi Ciao Alain Ok Ok, allora, vediamo un po' gli over. Allora, Fene 78 va bene, Lagra 79 va bene, Gigi 80 va bene, Toselli va bene, Gnabri va bene, Pierino va bene, Seekwolf 73. No. Ah, potenziamolo un po', dai, povero Sik. Potenziamo un po' Wolf, raga, dai. Giusto, ma giusto un pelino, eh, è, eh. Tipo così quanto è diventato. Ci mettiamo poco a modificarli, eh, tranquilli. 75, vabbè, insomma, ancora un po'. No? Non vorrei che fosse il più scarso di gran lunga. Chiamogli, che ne so, alziamo un po' l'effetto e i passaggi. Contro, così, dai, va bene. Baffo 79 va bene. Shaleboom 75, no, Shaleboom è da potenziale, raga. Perché 75 Shaleboom? Ok, così già dovrebbe essere meglio, vediamo. 79. Insta 77 va bene. Tatino 74 va bene, raga, mi sento di dire che va bene. Sam 82 a questo punto non va bene. Facciamolo tipo 85 poi abbassiamo gli altri, quindi Sam dobbiamo alzarlo. Più finalizzazione, ma alziamo un po' tutto quanto, raga, cioè senza un po' indistintamente, ecco. Lo farei tipo 85 raga, non di più però, vediamo. Quanto è venuto Sam? 85, perfetto. Fratino 79 è basso, Fratino 79, Fratino è da alzare. Anche qua raga alzo un po' tutto a caso, però Fratino va fatto almeno 83, cioè se Sam è 85 Fratino lo facciamo 83. Alzando un po' i valori a caso eh Vediamo un po' Sì 83 va bene fratino Vediamo se fratino è venuto 83 82 Va bene fratino 82 raga Sì? Ok Marconi 79 lo alzerei 81 Marconi Comunque buon giocatore il fede Non eh, già così, potrebbe essere salito, eh, ve lo dico. Potrebbe essere salito 81, vediamo. Adesso mi si, mi si spegne la play, raga, ho perdo tutto quanto, impazzisco. Marconi 82, dai, Marconi come fratino, dai, va bene. Henry Lazio 82, va bene. Gilbert il nano 80, il nana 80, va bene. Fuse gamer 82, no, troppo forte. Fuse, dobbiamo abbassarlo un po', raga. Siamo realistici, vogliamo bene a Fuse, ma non è ai livelli di, di Marconi o di mh, Fratino. Giusto un po', anche un 79 va bene. Più o meno li facciamo tutti uguali, dai. Uh, Fuse Gamer 80 va bene. Campolunghi 84 perfetto, perché se siamo alle 85 va bene. Crispo dobbiamo abbassarlo di 1 a questo punto. Crispo lo abbassiamo di 1, ma giusto abbassandogli quei 2-3 valori, eh. Non è che... Gli abbassiamo giusto 2-3 valori. Vediamo se si è abbassato di 1, Crisputz. Crispo 83? No, 84 deve avere Crispo. Vediamo se con la finalizzazione va a posto. No, non li voglio fare tutti troppo forti. Pata 91, direi. Abbassiamo un po' Pata, anche se raga Pata per me è troppo più forte di tutti, cioè. Raga, io non me la sento di fare Pata meno di Samu. Pata lo facciamo come Samu. Cioè Pata è troppo, non so cosa abbassargli, raga, ve lo giuro, è troppo forte, però eh devo abbassargli qualcosa perché sennò è raga, io l'ho visto giocare. È, è un'altra categoria, pata. Non ha senso. Abbassiamogli un po' di valori, però. Io non me la sento di farlo più scarso di Samu, raga. È troppo forte, ma troppo. Vediamo quanto è venuto. Eh, 86%. Eh, posso lasciare pata più forte di Samu, raga? O, o no? Vi chiedo, posso? Posso, sì o no? Rispondete, se posso. Ditemi se posso lasciare Pata più forte di Samuel. Mi ho lanciato il sondaggio. Io Pata lo lascerei più forte di Samuel, raga. Vediamo. No, niente. Ah, posso. Il 64% adesso sì. Ok, posso. E Sergio Cruz anche lo abbassiamo un po', paga. Anche lui lo farei sul 84-85. Non gli ho messo così tanto contrasto in piedi. Ok, vediamo. Vediamo quante... Oh, raga, secondo me ci siamo, eh. Cioè, abbiamo fatto una bella roba. 86 cruz come patano. Abbassiamoli un po' queste cose qua. 85 va bene, dai. Va bene. Però... Sì, uno in più di Crispo ci sta, ex giocatore. pipega 81 ci sta Venom? Ditemi il valore, Raga, Sondaggio: Eh, qua dovete, voi che avete visto la YouTuber League: Venom quanto? Allora: 80-81-82 o 83? Più. Sondaggio, vai Lanciato. Decidete voi il mio. Il mio... Mi avete visto giocare a YouTuber Summer Cup, raga. Tanto alzo un po' il povero sequel, fraga, dai. Quanto abbiamo fatto? 76, vabbè in realtà ci sta eh. No, ci sta, ma sono Dai, sic, ti alzo a 77, sic 77, ok Vediamo cosa avete votato per Venom uh, Che gli 83 più E allora rimango 83, raga Rimango 83, io più forte di fratino Mai nella vita, ma vabbè Ok, ora Ciao Allan, mi dovete dire. Però, qua ho bisogno del vostro massimo supporto. Vi faccio scorrere velocemente tutta la squadra. Dovete dirmi se per caso abbiamo dimenticato qualcuno di quelli proprio che non possono mancare, ok? Quelli che proprio non possono mancare. Quindi, Fene, Ragnar, Gigi Toselli, Gnabri, Pierino, Sequalf, Baffo, Shaleboom, Insa, Tatino, Samuel, Fratino, Marconi, Lazza, Gilbert Nana, FuseGamer, Campolunghi, Crispo, Pata, Sergio Cruz, Pipega e Venom. Ditemi se ho dimenticato proprio qualcuno che non, che non può mancare. Io vi leggo, eh. Eh ma voi mi state scrivendo Rapolla il boss Rapolla Eh il boss ci sta però non ha giocato l'ultima cap quindi non saprei come farlo Eh c'è Vedo un attimo sulla pagina di Youtuber League, vedendo i nomi, se ho dimenticato qualcuno. Va. Andiamo un attimo. Youtuber League. Vediamo se ho dimenticato qualcuno, va. Avevo fatto uno screen a, alla cosa delle formazioni. Vediamo se ce l'ho ancora. Screenshot. Avevo fatto uno screen alla. Alla cosa delle formazioni. Dovrebbe averla... Aspetta, vado un attimo su YouTube. Nel video di Marconi dei sorteggi, anzi il primo video della youtuber League, ci sono tutte le formazioni. Vediamo se ho dimenticato qualcuno, proprio che devo per forza mettere. Vediamo se ho dimenticato qualcuno e poi iniziamo, raga. Scusate, ve lo dico adesso a nome di mio, se non ho messo qualcuno, qualche youtuber che sia il vostro youtuber preferito o se proprio sei te lo youtuber in questione. Scusami ma eh, guarda che ho dovuto fare dei tagli incredibili Ok vediamo un attimo Quando c'è la tabella con le squadre Ok allora Gnabry, Jay Pata, Henry eh, 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 Lazza, Samuel Zoccolo Duro Bucci, Nelson, Ragnar Gigi, Lorenzo Roma, Stavag Genemo, Sbaldi, Fius, Crispo, Matthew Mirko, Giannace, Baffo, Dario ah, raga secondo me i top ci sono tutti I top ci sono tutti raga Sì Raga, non abbiamo dimenticato nessuno. E allora? Siamo pronti a iniziare? Volete iniziare in questa live? Volete la costruzione della squadra? E volete una partita? Iniziamo, iniziamo. Votate tutti sì al sondaggio e iniziamo. Se no, raga, iniziamo nella live di mercoledì. Vediamo quanti sì ci sono. Iniziamo in questa live o in quella di mercoledì? Sondaggio lanciato. La gente come noi non molla mai. Ah, dobbiamo svincolare tutti, eh. Adesso per sbaglio faccio ripristina rose. Sì, <ride> ciao. Sono tutti alla Roma? Eccoli qua. Mettiamoli tutti nei svincolati. Devo stare attento a non svincolare solo i giocatori che ho creato, non pure... Ma è complicata sta cosa. Complicata sta cosa. Si sono mischiati perfettamente coi giocatori. Ok, vediamo se ho svincolato tutti. Di balla per le green, Mancini. Perché, se, se ragazzi, se ci dimentichiamo di svincolare qualcuno, e poi non possiamo più recuperarlo: Mancini, Abran, Spinazzoli, Bagna, Svenaldo, un cristante, Rui, Patrizio, Carlos, Bellotti, Esciro, Guillerante, Zaleschi, Slicca, Maracu, Umbulla. Ok, dovrebbero essere tutti svincolati. Ora vado a fare la foto. Devo fare la foto ai giocatori creati. Faccio la foto qua, così poi andiamo a prenderceli quando iniziamo la carriera. Aspettate. Ok. Verifichiamo solo, raga, che veramente. Mi... Se poi ci dimentichiamo di non svincolarne uno, è un problema. Quindi di balla pellegrini smalling mancini, Abraham. Controllate anche voi, eh, raga. Belotti, c'era Bizzare Schissi di Questi sono tutti dalla Roma. Ok, ok. Vediamo quanti avete votato, sì, se volete che iniziamo adesso. Mamma mia, mamma mia, 700 voti sul sì! E allora, ragazzi, iniziamo! Creiamo la squadra. Prendiamo tutti i giocatori. Formazione titolare e debutto una partita! Allora, modalità di gioco. Nuova carriera. Usa rose attuali assolutamente. Crea nuovo tecnico. L'allenatore ragazzi sarà Lasagna. Quindi nome Agnese Lasagna. Che poi no, non penso si chiami Lasagna di cognome, però Agnese Nespoli si chiama. Da noi si chiamerà Agnese Lasagna. Paese Italia. Dobbiamo fargli i capelli. Ma oh che spettacolo, ragazzi! Ma guardate cosa si può mettere agli allenatori! Ma sto male. Bellissimo. Ma è bellissima sta cosa. Questi sono i capelli di lasagna, comunque, raga, ve lo giuro. Ma che spettacolo è? Ma non la sapevo sta cosa. Quali sono i capelli di lasagna? Ce li ha corti. Secondo me sono quelli lì, eh, raga. Sono quelli lì i capelli di lasagna. Sì, questa serie speriamo sia bellissima. Speriamo. Quelli sono i capelli di lasagna, vero? Lasagna. Eh raga. Ci siamo, eh? Ci siamo, sono loro. Non so sulla lunghezza. Perché ho paura che sennò si Eh, Però forse ce l'ha più così. Eh sì, sono loro, raga. Lasagna è lei. È totalmente lei. Gli dobbiamo fare un po' più scuri. Eh? Eh, eh? Pensate che gli mando la foto a lasagna, raga. Gli mando la foto un attimo in privato. Dov'è lasagnetta? Lasagna dove sei? Ho perso la chat con lasagna. Gli mandiamo la foto e gli mandiamo un audio a lasagna? Agni, devi sapere che sto facendo in live la carriera degli youtuber, ho creato tutti gli youtuber e tu sei, tu sei l'allenatrice, ti sto creando. Non so se vuoi venire in live a dare qualche consiglio su come crearti. Ha già visualizzato Lasagna, ragazzi. Ha già visualizzato Lasagna. In live su YouTube, ovviamente. Uh, così magari ci dici come possiamo farti gli occhi, la bocca, i capelli. Aspettate, vediamo cosa dice Lasagna. Sta scrivendo. Sta scrivendo lasagna. Io ti voglio sposare. Ragazzi, dichiarazione d'amore di lasagna. Cioè, cioè, ragazzi, io ti voglio sposare. Dov'è la live? Come faccio a entrare? Ragazzi. Volete lasagna su Discord? Volete lasagna su Discord? Qua c'è un plot twist incredibile, cioè un plot twist incredibile. Aspetta, vediamo cosa risponde lasagna. Qua si sta evolvendo la situazione. Cioè, vi giuro che vi faccio leggere la chat. Eh, aspettate. Eccola qua. Non so se eh, io non riesco a leggere la lasagna se viene qua. Eh, perché c'è un po' troppa gente Uh, che se no non ti riesco a leggere. C'è troppa gente. Allora, vediamo cosa. Raga, ditemi se vedete lasagna in chat. Perché qua io. Questo è gran contenuto. eh. Se la nostra lasagna viene su Discord. Eh, ah, Matilda, che vuol dire? Matilda è la mia fidanzata. Niente. Arrivo, arrivo dove? Discord. Mi ha scritto arrivo lasagna, non ho capito dove arriva, però... No, perché... Eh, se arriva lasagna... Ma non so neanche se avrà Discord lasagna, ragazzi, secondo voi. Metti Eh, arrivasse... Di arrivasse... Aspettate? Gli, gli scrivo come mi chiamo su Discord intanto. Se c'è l'ai, mandami amicizia lì. Mi chiamo... Come mi chiamo? Che adesso come mi chiamo io. Sta avendo dei risvolti incredibili. Vediamo, 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 intanto dobbiamo, dobbiamo attendere la lasagna ragazzi, c'è un momento di... Venom ha fatto palo, no per ora ho fatto solo palo raga, il gol non è ancora arrivato Dobbiamo capire se... Però è un palo e la palla è lì sulla riga che, che cammina raga, la palla sta camminando sulla riga Mi ha detto arrivo, no, però uh, vorremmo capire un attimo No, mi disso, non scrivete queste cose Eccomi, no non è lei Ciao sono lasagna, no raga non penso che poi c'è pure il numero, non ho capito perché non gli ho scritto su Whatsapp. Um, vabbè. Eh ragazzi, dobbiamo, dobbiamo attendere, intanto facciamola noi, non lo so. Eccola la lasagna, ah c'è veramente, è arrivata? No, non è arrivata. No, 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 no. Eh, ah, non lo so ragazzi. Uh, mi ha detto arrivo. Mi ha detto arrivo, io mi fido. Raga, allora, non scrivete tutti sono lasagna. Cioè non, non siete voi. Eh uh, qua wow, non so se è lasagna ha capito che però la live deve andare avanti. Cioè non è che possiamo aspettarla. Qua bisogna un attimo. Niente. Secondo me si sta tipo truccando perché pensa che verrà inquadrata, ma E eh no, non posso modificarla poi. Allora, in tempi brevi gli scrivo che qua dobbiamo andare avanti con la squadra. Ok, ha visualizzato, ha visualizzato, Scusate, no, non glielo sto inviando, non l'ho inviato. Sta scrivendo. Octop. Ah, allora, gli scrivo in tempi brevi e qua dobbiamo andare avanti con la creazione della squadra. Gliel'ho scritto. Ok, intanto, raga, io cerco di capire un attimo. Ok. Ha detto che mi manda la richiesta di amicizia su Discord. Beh, vediamo, vediamo, vediamo. Sta installando Discord. Può essere, raga. Ah... Uh... Arriverà lasagna? Chi lo sa? Chiamala, sì, in effetti. Ma in effetti invece fa... Cioè, Potevo anche chiamarla. Però almeno gli condivido lo schermo su Discord, capite? Oh, lasagna ti ha inviato una richiesta di amicizia. Attenzione! Attenzione! Ce l'abbiamo! Amici, lasagna! Accetta! Chiamiamo lasagna! Chiama! La sto chiamando, eh! Agni Aspetta che non ti sento Agni Deve rispondere Prova a vedere Ti sto chiamando Gli ho scritto Su discord Accetta E eh, niente Non ci risponde la Sagna Ci sta costando Pronto? Agni! Ciao! Ti sentono tutti eh? Sì sì immaginavo, aspetta che metto le cuffie. Ok, salutate lasagna ragazzi, fate i bravi. Le sto collegando. Ditemi se la sentite. Come stai tu? Io tutto bene, grazie. Tu? Sei contenta di essere l'allenatrice della squadra? Cosa? Sei contenta di essere l'allenatrice della squadra? Sono molto contenta che tu mi abbia considerato, sì. Ti stanno salutando tutti, non so se stai vedendo la chat. No, non ho purtroppo YouTube okay, aperto. Guarda, ti condivido lo schermo, così mi aiuti anche nella creazione del tuo personaggio, soprattutto. Che... Ah, sì, è questo. Solo che ho le cariche, per cui non, non riuscirò a collegare le tue. Ok, tu dimmi se vedi. Sì, sì, ti vedo e ti sento bene. Vedi sia lo schermo che la chat, vedi tutto? Sì, sì vedo tutto. Ok, saluta pure se vuoi, allora. Ciao Ellie, la squadra è un po' piccolina, per cui non mi vedo tutti. però Vabbè, c'è un'invasione di ciao e di Venom, hai fatto palo gol. Quindi, questo è il concetto, <ride> sono i due concetti. Ok, allora, Agni, come, come, come ti creiamo qua? Vediamo, allora, sicuramente io partirei io per partirei. cambiare il colore di capelli: ah, Nome Agnese, cognome Lasagna. So che è sbagliato, ma lo mettiamo, va bene. Va bene, metti comunque Va bene, Agnese Lasagna Ti va bene essere italiana o hai qualche altra origine? Sì, 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 no, mi va bene Ok, poi dobbiamo mettere, vabbè, se vuoi qua, visto che ci sei te, possiamo farti proprio bene Cioè, vedi, abbiamo molti volti diversi Sì, sì, sì eh, Innanzitutto, sono una donna? Sei una donna, credo Sì, perché ho preso il tipo base della donna, quindi sì Perché okay. non, non ti sembra molto donna, dici? Ma non lo so, vedendo <ride> le, le facce, no e guarda. Secondo me, perché poi dobbiamo andare a cambiare tipo tono e carnagione, occhi, sopracciglia, un po' di roba, capito? No, allora iniziamo dal volto. In realtà, non iniziamo dal volto. Il volto, secondo me, possiamo lasciare quello basico. Sì, Anche secondo me. Tipo questo qua, sei molto te, molto, molto cute. Ok, va bene. Andiamo avanti, passiamo alle cose più importanti. Sto leggendo un attimo la chat. Uh, ok, niente. Uh, tono e carnagione, ora io non mi ricordo, sei tanto bianca. O sei un po' abbronzatina? No, allora, Così! Sei te. Ah, ah, te sei così, cioè le guanciotte ah, rosse. Ok, sì, poi io adesso sono sicuramente più abbronzata che sono al mare, però okay. anche così va abbastanza. Tipo bene, così o così, non vedo differenza. Scegli tu che lo vedi sicuramente meglio. Ok, questo secondo me è gaza, eh. Poi te mi devi aiutare nel. Ecco, tipo occhi, Io qua vado in panico. Cioè, Queste mi devi dire. Allora, sono, co oh, sì. sono cose un vedi? po' più. No. Poi vedo talmente in piccolo perché sono Ma prova, prevedo. apriti, apri YouTube. E, uh, dici, eh perché poi dici che non mi senti più? Eh ho paura che oh, fai, fai una... ritorno. Apri YouTube e togli l'audio di YouTube? No, no, va, ma va bene così, va bene così, mi sforzo. Riesci? Non hai tipo un iPad o qualcosa? No, sono no, no, sono sprovvista. Allora, occhi. Sicuramente non sono tondi. Ok, e qua allora io ti direi io li, li faccio così e tu mi dici tipo stop, perché se no non... Uh... Ok. Io li secondo me quelli esattamente sotto a questi. Ah, tu li stai veramente vedendo da quella forma? Sì. Ma sono un po' da settantenne questi, secondo me. sai. Sono un po' da settantenne. Mm, ok, mm. allora prova ad andare due più a destra. Oh, sì! Sei okay. te! Ti piacciono? Colore... Sì, mi Colore, allora io... Andrei o su il marrone. Ok, se c'è marrone chiaro, se questo, no... questo è tipo color Bulbasaur. No, Bulbasaur <ride> è decisamente troppo verde per me. Ok, Mar anche a me non piace il verde, tranquilla. Marrone chiaro? Uh, ok, sì. questo qua? Sì, è l'unico che c'è perché l'altro mi sembra troppo scuro. Ok, poi vabbè, vuoi mettere tipo più a punta, più cose? O lasciamo basici? No, lasciamoli, lasciamoli lasciamo basici. Così. Ok, sopracciglia come le hai? Allora, Qua abbiamo poche opzioni, però abbiamo trasforma in realtà se vogliamo farle un po'... Cioè, troviamo solo la base mm -hmm. e poi capiamo un attimo. Allora, direttamente davanti allo specchio. Gianni ha detto che ha fame di lasagna, cosa gli rispondiamo? Che fa bene. Eh, fai bene, Gianni. <ride> allora, sopracciglia, mm, mi piacciono quelle già preimpostate, ti dirò. Le prime Oppure o queste? Queste dove c'è il okay. tic. Ok, il tic, ok. Oppure... Nella prima fila quelle tutte a destra Proviamo dimmi poi quali preferisci eh? Non cambia niente non... No. <ride> Vabbè ma forse dobbiamo mettere il colore prima Come mettiamo il colore? Colore marrone scuro Tipo questo o tipo di più? O tipo questo? Non cambia niente C'è questo mm, Sai che ti direi l'altro? Il primo? Ok Sì Ok e proviamo a vedere se trasforma ci fa tipo... Vedi, posizione, separazione, dimmi te se vuoi cambiare qualcosa sì, più, Forse un po' più in alto Un po' più in alto Aspetta che cosa Ma salgono, ah ok, si sì, salgono Tipo così? Sì, tipo così, perfetto Ok, ed è dall'altra, la tabellina di destra, vuoi cambiare qualcosa? Tipo no, sporgenza no, tabellina... Tipo se vuoi no. ti posso fare ah, quindi, un po meno. Ti posso fare a lei tipo, tutte piegate così <ride> Sporgenza meno, quindi meno che vuol dire fuori, giù, su che vuol Verso dire? il dentro Meno sporgente Verso il dentro, così? Sì Un po' di più, va bene Ok, un capolavoro qua stiamo facendo Poi, cosa abbiamo da fare ancora? Uh, ti dico che a tutti quanti ho modificato solo i capelli E a te dobbiamo fare tutto mm -hmm. quanto Magico uh, grazie. Neanche io, neanche me stesso mi sono modificato le sopracciglia Solo a te, vabbè mm -hmm. Che naso vuoi? Allora, il mio naso è abbastanza particolare perché è tipo alla punta in giù. Quindi cerca un naso. Ecco, tipo, forse... C'è sono... solo questa pagina di nasi? <ride> no, ce ne sono molte. Ma... Allora, fammi vedere, fammi vedere. Forse questo... Allora, il... nell'ultima fila, quello più a sinistra. Ma, tipo qua o più a sinistra, a sinistra proprio? No, 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 no. Eh, quell'altra schermata. Torna dove eri prima. Come fai a ricordarteli? Ok, Lui no, piccolino? No, decisamente no, no, no. È un po' da maialino questo. questo. Vai in fondo di nuovo all'ultima pagina. Si, è? Rimani su questa pagina in basso, tutto in basso a sinistra. Lui? Sì. però. Lo, lo dobbiamo piegare un po' in giù. È troppo maialino. Sì. sì, lo dobbiamo piegare in giù. Come si fa a piegare in giù? Mo' aspetta un attimo. Sporgenze e osso nasale. Tipo dentro, no, tipo, Eh... Uh... Aiutami, te, Lasi. Eh Oddio, sicuramente è più lungo. Così così, 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 fuori, eh. Io quando faccio. In... Cioè, Mi sembra sempre strano vedere il naso, non lo so. Ah, forse giù, ecco, giù, 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 giù. Non lo so, sembra un po' una streghetta. Che dici? Mm, cambiamo naso, se no. Non ti piace eh, come è venuto? Eh, no, più che altro è un bel naso, ma non è il mio. Vabbè, ma sì, dai, cioè, nel senso. Chat, vi va bene questo naso? Ah. Ah, la, chat, la chat cosa dice? La vedo sgranata. Eh, la chat prima ha scritto che Marconi è geloso. Ah. Vabbè. Fa, fai pure. Eh, naso sì, sì, sì. Naso va bene. Perfetto, il naso va bene. Eh, e poi chiedono molti saluti, quindi fai un saluto generale, dai. Ciao raga, non vi posso salutare tutti purtroppo, però grazie mille per... Eh... Non lo so, grazie per eh, i saluti. Grazie per aver scelto che sei la mister della squadra. Esatto, sì. Bocca! Oh, ce ne sono poche, vai, almeno puoi vederle. Mm, bocca. Cioè, insomma, okay. Sì, la, questa. Questa quale? Sì, questa che stai eh, già selezionata Così? Sì. Ne sei certa? È un po' grossa? È un po' grossa. Un po' grossa? Più tu piccola? Secondo me c'hai la bocca piccolina, credo, la ricordo, poi... Non però così piccolina. Come ah, senti, vado un attimo sul tuo Instagram, va, facciamo prima. Vai. Però eh, dovresti saperlo meglio. Magari una foto di riferimento. Dovresti Ok, ce l'ho qua la foto di riferimento. Ragazzi, questa è la foto di riferimento. Per Guarda, effetto. che ci assomiglia comunque. Sì, sì, sì. Allora, eh, no, così sono troppo carnose le labbra. Non ce ho eh, le vorresti però. così, eh? <ride> no. Fatti il filler, che ti devo dire? Mai, mai. Cioè, per ora no, magari tra qualche anno. No, così però è troppo incazzata. <ride> Ah, non so quale metterti Sono in panico Quest No però è troppo verso il giù Sei tipo un mostro Questa mm. Sì O que questa è più bella dai e Questa è più bella L'altra non lo so Non sta bene col mento Vuoi un trasforma? No Per la bocca no Aspetta, Facciamo però un pochino Più piccolina forse Perché mi turba Non lo so Vabbè, vabbè. Sembri tipo un troll Non lo so Vedi com'è No sai cosa mi turba? Ma è il naso il naso, cambiamo il naso. È, tro è troppo corto, Allunga verso la bocca. E non si può, l'ho allungato al massimo. Ah, così, questo, eh. questo. Gira di profilo. Ecco. È tipo, lui? Ok. Più o meno, sì. Ma sì, va bene. Poi, vabbè, senti, qua io ti direi lasciamo lì. Sì. Come ce l'hai. Ah, così, magrolino qua ce l'hai, vero? Sì. Ce l'hai tipo a punta. Cioè... Non sì. Que questo secondo me. Anche secondo me. Ok, ok. Sono d'accordo. Mento. Mento come me... ce l'hai? Sì, eh, torna quello di prima. No, aspetta, questo, questo, ok, perfetto. Manca ore. vabbè, orecchie, senti, tanto sono coperte. Orecchie, la... Capelli e eh, sono giusti Capelli. il taglio. Si, sì, sì, lascia questo Taglio giusto? Però... Scegliamo il colore, un po' più chiaro. Eh, questo è un po' chiara Ferragni, un po' troppo chiaro. Questo. Eh, non so se c'è la via di mezzo sai. È scuro eh. No, così sei Non so chi sei Non sono io Questo? Sì, uh, sì, sì O questo? Eh, forse questo Sì, che è più scuro Non sono più biondissima Se vuoi ti faccio così Ci hai mai pensato? Io me li, li facevo colorati Quando ero più piccola No, ma tinta vera Sì, sì Ah, ok, ok Quindi così Cioè, però dobbiamo cambiarti sì. l'outfit adesso, eh la parte migliore, parte migliore allora camicia. Io direi camicia bianca. Aspetta, qua possiamo scegliere o maglia o giacca. Par... Partiamo, partiamo da sopra. Vuoi tipo camicia, maglietta? Voglio una camicia bianca. Una camicia bianca? Sì, ma ah. maniche lunghe. Quindi aspetta, devo toglierti il sopra, però perché sennò no, non si vede. Per ora, che vuoi una camicia La bianca? Ma maniche... mi sembra un po' maschile. <ride> no, no, no. Sei una donna, tranquilla. Adesso cambiamo tutto, ok, ok. Eh, quale vuoi? Vabbè uguale Vuoi il collettino chiuso così o aperto? Aperto Aperto ok Poi vuoi qualcosa sopra? Uh, sì magari una giacca Colore? Mm, nera Aperta ah, Mamma mia che signora Nera o grigia sì. tipo? Mm, Fa vedere grigia com'è Così? O così? Nera Così casa? Però come vuoi te Nera? Nera 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 ok Pantaloni Che mettiamo? Uh, oddio, oh, oddio, beh, sto male. Questi. Oddio, sto male. Vabbè, no, uh, Scegli te? Jeans ci sono? Sì, sì, ci sono blu, neri. Uh, e poi c'è il pantalone della tuta. E poi abbiamo il pantalone un po' elegante. Invece, mm, direi jeans color jeans. Jeans color è jeans, blue. questo quindi. Eh, è il sì. più. Ok, ok, ok. Vuoi una sciarpa? No, no, no. no. <ride> Ma che cazzo? Ok, carità, no. Allora, calzini non si vedono. Che scarpe vuoi? Mm -hmm. Uh, un paio da ginnastica bianche un paio da ginnastica e eh, queste che hai già? sì, poi sei sopra tu in questo momento per cui non vedo però ah, la è no vabbè ma lascia pure lì sì va benissimo ok, se no abbiamo anche queste che sono un po' più tipo le Stan Smith o gli stivaletti un po' Air Force io sono una un po' più anziana anche io sono team Nike ma eh, qua mm. mi sa che non c'erano i diritti sai <ride> Queste, queste, lasciamo, queste secondo me. Perfetto. Okay, ah, secondo me sai che potremmo aver completato. Ok, abbiamo completato lasagna. Perfetto. Io ti ringrazio tantissimo per la tua presenza. Cioè in realtà se vuoi grazie stai, eh, però non so, non voglio bloccarti, eh, andare, quindi... andare, eh, esatto, qua, esatto, esatto, immaginavo. E allora ti ringrazio per la presenza e poi vabbè, grazie mille per tutto e ci sentiremo se avremo bisogno ancora di te in queste live. Va bene. Ciao bene. Ciao Lasi. seguimento di live. Ciao ciao. Ciao, Agni. ciao, 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 ciao. Ok raga, eh, non si sa bene cosa è successo. Ma che cazzo... Chiaro... Vabbè, io ho detto poi gli provo a scrivere. Va bene. Ma eh, c'è appena stata lasagna in chat e abbiamo creato lasagna. È stato molto divertente devo dirvi. Uh, ok, nome della squadra raga. Youtuber team. Vediamo. Adesso mi scrive sicuro Matilda raga. No, siamo salvi, Matilda non lo sa. No, scherzo ovviamente. Team youtuber lo chiamiamo. O youtuber team. Youtuber Team. Youtuber FC, sì, in effetti. Youtuber FC, vai. Nome breve YT. YT

Ora dobbiamo scegliere in che campionato metterci ragazzi. Dobbiamo scegliere in che campionato metterci. Vi va bene la serie B? Ditemi voi raga. Scegliamo in che campionato metterci. Palo Gol di Venom dite Non lo so, secondo me è Palo Riga, è ancora da definire se è gol. Uh... Allora. Serie A. Serie B. Estero. Vai. Secondo me potremmo anche metterci in Serie A, raga, ve lo dico sinceramente. Cioè, non ha senso metterci in B. Non lo so. Considerate che non faremo acquisti, eh. Sarà vietato fare acquisti. Cioè, noi avremo questa squadra e la porteremo avanti fino alla fine. Quindi, buh. I giocatori sono troppo forti per Serie B. Eh, lo so, però... Potrebbe essere il primo anno per ambientarci. No, il VAR conferma palo palo gol. Ok, la golente che l'ho già confermato. Serie A 44%, serie B 37. Mamma mia. Non lo so, raga. Sarebbe carino fare serie B il primo anno, serie A il secondo anno e Champions League l'ultimo. Non lo so. Non lo so. Eh, no, vabbè, non è che sarà una carriera corta. Però non durerà 5 stagioni. Penso che duri 3 stagioni anche perché poi i giocatori invecchiano e tutto. Eh, vi, vi faccio il sondaggio solo Serie A contro Serie B, raga. Vai, sondaggio solo serie A o serie B? Ragioniamo un attimo, perché è anche vero che la serie B potrebbe essere utile per capire subito chi mettere titolare e tutto, cioè magari andare subito contro le top potrebbe essere difficile, non lo so. Io partirei dalla B, sinceramente. Io partirei dalla B. Ah no, Premier no, cioè giochiamo nel campionato italiano. <ride> palo palo non è gol, disse Raglan, in effetti. Meglio la B, dai, facciamoci la B. Tanto il sondaggio è praticamente pari, 52 a 48. Raga, partiamo dalla serie B, dai. Partiamo dalla serie B, tanto va bene uguale. E ci mettiamo al posto. Boh vabbè, raga, ma chi se ne frega. Ci mettiamo al posto di una scarsa. Ci mettiamo al posto di... Boh, del... Ma che ne so, raga, tanto. Ci mettiamo al posto di una... Dell'ascoli, dai, va bene. Rivale, abbiamo detto, ah devo scegliere per forza in serie B la squadra rivale, il rivale sarà, ma che ne so, il, il Palermo di Kundispa, <ride> ok, divise, eh vabbè, ma il regen è diverso, divise raga, eh qua, allora, io, eh, qua raga è dura, io come colori sociali andrei ah. su rosa, perché sapete che mi piace molto, dobbiamo decidere un attimo come farla, cioè, tipo questa casa. Guardate che sarà molto importante la maglia perché poi sarà quella che useremo tutto il tempo. Quindi la prima maglia rosa? A me No, ro, ma non rosa, ro, tipo Venom, capito? Tipo il viola là dietro. Anche no, raga, ma che dici? Ma perché rosa? Noi siamo la squadra degli YouTuber, la prima maglia è rossa color YouTube. La prima maglia è rossa color YouTube, credo. Rossa e bianca, esatto, come YouTube, raga, rossa e bianca. Vi faccio il sondaggio. Ditemi se la volete rossa e bianca o rosa. Prima maglia Rosso bianca come Youtube O Fucsia Cioè rosa come Venom Ecco eh, Seconda rosa anche ci sta Rosso bianca però Eh bisogna capire ah, Iniziamo a impostare il colore va Che di rossi qua ce ne sono mille Ma il rosso Youtube è questo secondo me Qual è il rosso YouTube secondo voi? Questo: non è il colore terziario. Rosso: vediamo cosa avete votato. Rosso-bianca l'85% di voi. Ok, rosso-bianca. Quindi decidiamo qual è però lo stile della maglia. Ecco. Eh, deve essere molto rosso bianca però raga, se no. Questa a casa, raga. Io ne voglio. Ma se no classica così a righe, raga. Questa, questa a me piace, raga. Vi piace. Sapete? Questa, questa. Facciamo questa. Non lo so, raga, sono troppe. Metti la Nike. E non si può mettere la Nike, sono solo quelle Adidas, raga. Sono solo quelle Adidas. Anche questa non è male. Eh? Questa mi piace. Ah ma ah ne sono pure Nike. Ok, non le aveva caricate. Non le aveva caricato. Ah sì, allora la mettiamo Nike assolutamente. Wow, questa raga! Alcune sono bellissime Nike. Raga, questa. Questa mi, mi, mi fa impazzire, è bellissima. Questa qua raga, quanto è bella? Mettiamo questa raga, è bellissima. È bellissima... Aspetta che mi sposto io con la cam Questa qua è bellissima raga, mettiamo questa per forza. Non c'è tanto bianco, ma... Wow, questa? Se invertiamo i colori, scusate un attimo. Se invertiamo il bianco e il rosso. Ah! No! I colori, prima e seconda. Ah! Questa è gagliarda, eh! Con la saetta lì. Però mi piaceva più quella di prima. Eh, persa. Devo rinvertire i colori. Aspettate un attimo, qua siamo incasinati. Quale eramo? Questa qua raga è troppo bella. Vediamo se ce ne sono altre. Mamma, questa qua è Jordan. Sembra un po' il PSG. Quante ce ne sono? Raga mettiamo quella lì. Mi ha convinto. Ve lo dico, mi ha convinto. Mi ha, mi ha proprio convinto. Vediamo se siete d'accordo eh. Anche questa è bella. Ma io voglio mettere questa qui raga. Questa qui è clamorosa. Clamorosa. Sondaggio. Questa? Bellissima raga, bellissima questa. Ditemi se vi piace. 74% dice sì, bene. Ah, nome e numero, di che colore lo mettiamo? Nome e numero... Eh ma mi fai girare il personaggio? Ah ok. Nome e numero lo mettiamo... Eh rosso, non si può... Oh, nome numero bianco, raga. Per forza, o bianco o nero Bianco, dai. Ok. In trasferta la mettiamo rosa. Abbiamo detto. Quindi colore primario: Tipo il colore venom. e qual è il colore venom, raga? Non c'è quel fucsia lì. Tipo fucsia shock. Non c'è raga color venom. Vabbè facciamo così. Colore secondario facciamo... Ah è questo qua raga il colore. Secondario facciamo nero. Secondo me rosa e nera. Però è troppo Palermo rosa e nera. Facciamo una roba così. Andiamo su quelle Nike. Io voglio vederli in campo comunque i nostri giocatori. Dai chi se ne frega delle magliette raga obiettivamente. Mettiamo Nike anche la... Che bella! Che bella raga! Mettiamo questa qua come seconda. Vediamo magari di cambiare solo il colore qua. Cioè mettiamo rosa. Mettiamo bianco. Sto, sto facendo provando a fare delle prove, raga. Così raga, quanto gasa. Quanto gasa, raga. Nome e numero li mettiamo in nero. Spettacolare. Ok? Vabbè, terza divisa non me ne frega niente, raga. Tanto non la useremo mai. Quindi. Boh, va bene, facciamo una a caso. Facciamo una giallo-nera, va. Facciamola full nera. Full nera mi piace. Si può mettere la divisa full nera. Mettiamo una divisa tutta nera. Così a caso, secondo me è casa. Tutta nera. Senza troppi fantasie, proprio. No, questa che sembra tipo degli androidi. Fighissima, fighissima, raga, la terza. Ma che, ma che terza divisa abbiamo tirato fuori? Ma guardate che bella, raga. Sembrano degli androidi. Però, nome e numero li dobbiamo mettere tipo in. Uh... Ah, in giallo, tipo. O in rosa. Spettacolo così in rosa. Ok. Divisa portiere. Vabbè, senti, Ragnar, come la vuoi la divisa? Scegli te. La mettiamo rossa, dai. No, proprio si confonde. Chiamogliela... eh Nera vorrei metterla Dai Ragnar sei così Il problema è che poi si Dobbiamo mettere un colore che non, ab non abbiamo Gialla, Ragnar sarà il portiere in, in giallo Ok Andiamo avanti, qua vabbè ci fa scegliere La nostra rosa che in realtà noi già sappiamo Di... Come faccio ad andare avanti? Ok, ah stemma Vabbè stemma, eh stemma raga qua Eh <ride> <ride> ah non posso far niente Cioè posso solo cambiare Mettiamo questo qua che è carino Ah no posso cambiare anche la forma Quale scegliamo raga? Scelgo io perché sennò qua diventiamo pazzi Questi qua sono carini Questi qua sono molto carini Giallo nero come il nostro Rogate Town Va bene? Sì. Io direi che Giallo-nero-gasa Sinceramente mi piace anche questo, eh Vi piace lo stemma? Ah, è vero, dobbiamo però lo stemma Eh, ma eh, raga, se mettiamo lo stemma rosso sulla maglia rossa, cioè Se volete metto lo stemma rosso, però Stemma rosso su maglia rossa non si vede nulla Purtroppo non si vede, raga Sì, ma sinceramente cosa ce ne frega dello stemma? Eh raga, non c'è un logo tipo YouTube. Non... Questo, che bello. Vintage, bellissimo. Andata. Con il pallone, vai. Stemma fatto. Bellissimo. Mi ha cambiato la prima maglia, è vero. Perché mi ha cambiato la prima maglia, raga? Grazie che me l'avete detto. Rimettiamo quella che avevamo selezionato. Che era questa, vero? Perché me l'ha cambiata? Boh, vabbè. Ok. Uh, andiamo avanti. Stadio. Uh, vabbè, stadio. Che ne so. Come si chiama il. Non mi ricordo il posto dove si è giocata la YouTuber League. Ah, devo cambiare. Qualcuno si ricorda il nome dello stadio della YouTuber Summer Cup? Adesso, adesso metto a posto la terza, raga. Ciriaci. Campo sportivo ciriaci. Questo qua sarà il ciriaci, raga. Ciri. A C. -ci. Campo sportivo ciriaci. Sono d'accordo. Vabbè, i colori, le cose, raga. Mm. Volendo possiamo mettere tutto sul rosso. Dai, tutto sul rosso perché noi siamo la squadra degli youtuber. Tutto rosso. Rosso e bianco. Rosso e bianco Bello, molto bello eh, devo dire Molto bene. qua non andiamo a cambiare nulla Atmosfera, cos'è l'atmosfera? Audio gol. Ah beh, qua non mettiamo niente Audio goal jpata Possiamo pure scegliere i cori dei tifosi Ma tanto voi non li sentite i cori dei tifosi, quindi niente Ok In effetti YouTube Stadium Gasa di più raga, cambiamo allora Cambiamo il nome Chiamiamo il nome. YouTube Stadium Altro che Ciriaci Il YouTube Stadium, vai. Devo solo andare a vedere un attimo la maglietta che mi avete detto che mi ha cambiato la terza. Perché non posso avere due modelli uguali. Ah, vedete, me l'ha cambiata. allora mettiamo. Boh, ne voglio una figa. Era troppo bella quella. Sembrano dei robot. Guardate. Sembravano dei robot, raga, fighissima. Però non possiamo metterla. Mettiamo questa, va che sembriamo mezzi robot. Era più bella questa, ah, ma mettiamo questa, dai. Anche questa, Jordan, figa. Mettiamo ancora Jordan, dai. Va bene. Ok, non me l'ha più cambiata. Uh, andiamo avanti. Avanti, ah, qua raga, vi dico: eh, Tanto dobbiamo vendere tutti, cioè, tutti questi qua non sono i nostri giocatori. Perché noi adesso andiamo a comprarli, quindi ci mettiamo un budget alto. Ma ve lo dico: Lo metto solo per stare tranquillo di riuscire a prendere tutti quanti i giocatori. Eh, con gli stipendi, quindi ci mettiamo 100 milioni, ma mettiamo anche 200. Tanto non ci serviranno mai. Eh, questi li vendiamo, raga. Questi li vendiamo tutti. Quindi mettiamo valutazione generale 3 stelle, eh, aspettative di dirigenza. Facciamo personalità, facciamo successo in patria alta. Successo continentale, però successo in patria alta. Aspettate, raga, il primo anno. Vabbè, facciamo media, successo continentale, medio. Finanze, bassa. Fama del brand, mm. alta. Crescita giovani, bassa, non ce ne frega niente. Andiamo. Ma si, sì, raga, per gli sponsor. Ma a parte che Nike Jordan, cioè Jordan è sotto Nike. Eh. Ok, questi sono i nostri giocatori che, ovviamente, tanto venderemo quindi non ci interessano. Perché abbiamo fatto tutto lo sbatti di creare i nostri. Ok, finalmente. Leggenda: 3 minuti. Competizione europea: attivo. Qua non dobbiamo sbagliarci, eh. Offerti alla promozione: disattivo. Finestra di mercato: attivo. Rigore trattative: elastico. Andiamo. Ragazzi, dobbiamo prendere tutti i giocatori e poi possiamo iniziare. Mamma mia. Ma io comunque ho una fame, raga, e non so quando c'è, no stasera. La gente come noi non molla mai. Sovrascriviamo questo e lo chiamiamo carriera youtuber, non pensavo di metterci così tanto, ve lo giuro in sta live Ma che tempo partita 6 minuti, ma figurati, ragazzi stanno presentando Lasagna, eccola qua, la nuova allenatrice, Lasagna Lasagna pronta a guidare la youtuber FC a vincere tutto quanto Ok, ora dobbiamo andare a prendere tutti i giocatori Quindi, uno per uno, tanto sono tutti svincolati Ho fatto le foto Allora, ah, partiamo Speriamo, pe pensate se mo Non sono svincolati e salta tutto quanto Cosa ho fatto? Perché... Fene Forse c'è un metodo migliore, sapete Aspettate, metto giocatori svincolati Tanto dovrei Erano tutti italiani, vero? Perché se mettiamo svincolati Paese, Italia, secondo me Età, tanto era massimo... Boh, Facciamo così. Vediamo se me li trova. Eccoli qua. Allora, aggiungi. Aggiungi. Dai, così mi piace. Voi verificate se ho messo... Ma no... <ride> che valore hanno questi giocatori? Secondo me non riusciamo, non riusciamo a prendere tutti perché non abbiamo, non abbiamo i soldi per dargli gli stipendi. Vabbè, sì, no, in realtà tutti svincolati, dai. Li sto aggiungendo tutti a mercato, eh. Ok. Mamma mia, che valore... Così possiamo vedere il valore dei giocatori in euro, mamma mia. <coughs> mamma mia, raga. Allora, andiamo a vedere un attimo. Contiamoli un attimo, va così, vediamo se sono tutti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Li conto qua. 3, 4, 5, 6, 7, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 23, ok. Raga, eh, vediamo i valori, guardate che ridere. 47 milioni, bafat. Posso fare delega. Oh, eh, ma no, lo stipendio è troppo basso. Devo farli uno per... Ah no. Okay, Io faccio delega su tutti raga Campolunghi 103 milioni Sergio Cruz 94 milioni Simone Crispo 104 milioni Fene 42 milioni Fuse Gamer 56 milioni Gigi 51 milioni Fratino 79 milioni Non ho sbagliato Simone Solo che sei uscito dalla live e non hai visto Ho fatto un altro sondaggio e alla fine mi ha deciso di mettere più a pata Gnabri 66 milioni, Insa 31 milioni, Lazza 78 milioni, Jay Pata 167 milioni, mamma mia, Federico Marconi 81 milioni, Gilbert Nanà 55, Pierino 65 milioni, Off Samuel 132 milioni, Pippega 59, Ragnar 45, Sikwolf 32. Shaleboom 49, Tatino 12 milioni, Luca Toselli 44 milioni e Flavio Venom 94 milioni. Ragazzi, andiamo un po' avanti, vediamo se accetto, ma prima dobbiamo fare una cosa, perché se no qua dobbiamo mettere in vendita tutta la squadra, perché se non mettiamo in vendita la squadra, purtroppo eh, non, ehm, non possiamo poi andare a prendere i giocatori perché non abbiamo spazio, quindi cedo quelli che posso, raga. Eh no, mi dice troppi giocatori ceduti, quindi aggiungo tutti quanti in vendita, raga, tutta la squadra in vendita. E speriamo che mi comprano qualcuno nel mentre accettano le nostre offerte. Questa è la parte iniziale dove dobbiamo fare tutti questi ciocchi diciamo, tra l'altro sta maglia che abbiamo creato è bellissima. Poi appena riusciamo speriamo di riuscire a far tutto, io metto tutti in vendita raga, tutti, 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 tutti in vendita. Spero arrivi qualche offerta, ovviamente accetto tutto ma... Perché non so se c'è un limite di giocatori, perché sennò io inizio a prendere tutti quanti e eh, ve lo dico. Abbiamo 21 giocatori. Secondo me sapete che ce la potremmo fare. Vabbè, vediamo, dai. Mi sa, il 1900. Dai, raga. Visto che siamo il 1900, se ancora non siete iscritti, guardate, ve lo dice qua sotto la cosa. iscrivetevi al canale. Dai, che arriviamo a 150.000. Dai, raga. Ah, bello, bello che devo fare. No, raga, mi sa che devo fare trattative uno ad uno. Mi dice la trattativa è in fase di stallo. Ah, no, sono tutte in fase di stallo. Dobbiamo farle una ad una raga Tutte in fase di stallo Ah qualcuno ha accettato Aspettate Fene ha accettato e Sergio Cruz ha accettato E eh, le altre non so perché mi dice che sono in fase di stallo Fene ha accettato Non posso entrare dentro ognuno però raga dai Impazzisco se no Alziamole un po' tutte amen Devi stare attento all'esonero Perché dovrebbero esonerarmi no raga E eh, qua è complicato raga. Vabbè, in qualche modo faremo. Ah, intanto arrivano offerte per il trasferimento, ovviamente vi do tutti, ma tutti, ma proprio tutti. Tenete, tenete, tutti quanti i nostri giocatori ve li do. Ok. Vediamo se c'è... Eh niente, tutti... Ah, offerta contratto, Gigi accettato. Alcuni stanno accettando, altri raga, dobbiamo rifargli l'offerta. Vabbè, va bene, uguale dai. Dai, dai, voglio, voglio provarli, voglio fare una partita con loro. Non importa che sono le 10 e non ho ancora mangiato. Voglio fare una partita con loro. Qua tutti in stallo. Ne abbiamo presi 3, raga, su 23. Vabbè, in qualche modo faremo. Oh, oh Sikwolf ha accettato, bravo Sik. Seek. Sikwolf ha accettato, Ragnar ha accettato. Allora, Sikwolf ha preso Fuse Gamer e Ragnar hanno accettato. Bene, bene, dai. dai almeno non tutti stanno rifiutando. Quelli che stanno rifiutando poi proviamo a riprenderli, non c'è problema Così nel mentre arrivano anche le cose Le offerte per cedere i nostri Sta andando tutto secondo i piani Non vedo l'ora di, di vedere la squadra con i titolari Raga, mamma mia Ok, offerte per il trasferimento Vendiamo anche l'oro senza neanche guardare le offerte Tanti soldi non ci interessano in questa carriera Non faremo acquisti, non faremo cessioni Ah, queste animazioni delle vendite Ma chi se ne frega La live dura finché non riusciamo a fare la prima partita. Siamo in live da tre ore, mamma mia. Oggi facciamo il record, mi sa. La gente come noi non molla mai. No, non vanno in altre squadre, rinnoviamo i contratti, raga. Poi se qualcuno ci dovesse tradire, amen, cioè. Loro venduti, oh, offerta contratto accettata, mentre, oh, tutti loro hanno accettato, Campolunghi ha accettato, bene, 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 la metà più o meno dobbiamo rifare poi, Nicolò Insa, arriva, quando mangio, quando finisco raga, chill, non vi preoccupate, la priorità è provare questa squadra. La gente come noi non molla mai, la gente come noi, la gente come noi, la gente come noi non molla mai. Vediamo se sono arrivate offerte intanto. Offerta per il trasferimento. Bene, bene, accetta, 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 ok, 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 ok. Ci siamo, diciamo, piano piano li stiamo prendendo tutti, ragazzi. Stiamo vendendo tutti quelli della nostra squadra. Metti la canzone di Jay Pata, non posso per il copyright, raga... Però ve la posso cantare. Palleggio di testa. Jay Nana! Col pallone d'oro. Sterata! La prendo al volo. Girata. Nanai Vediamo. Offerta e contratto. Trattativa per Marconi. Uh, ok, tatino accettato. Bene. Pipega accettato. Bene. Mi sa che doveva rifare la trattativa a quelli che ha rifiutato sostanzialmente. Caro. Prego. Sono in live, eh? No, non riesco. C'è mangio tra un'oretta, io. Te li lascio perché sono quelli ai formaggi, di formaggio. Eh, come facciamo? Li cucini adesso e poi li mangio dopo? Sì, 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 Va bene. Ok, ciao. Eh, lo so ma devo finire la live. Sono in live, mamma. Ciao. Vabbè. No, eh, non... ma cosa vabbè? Cosa? Eh ma se sono in live. Ok, accettiamo tutti loro di venderli. Ciao Leo! Ciao Leo! Falla anche con i Twitcher? No, 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 non mi piace quella, quella piattaforma. Mi piace YouTube. Qua cosa sto facendo? Ma che. è? Perché gli sto facendo un contratto a uno dei miei? Termina trattativa. Via. Ok, eh, accetta pure. Ma ho capito perché c'ha dato i giocatori in scambio. No, va bene, va bene, va bene. Andiamo avanti, va. Secondo me dobbiamo rifare. Dobbiamo rifare le trattative ai nostri giocatori. eh Chi è che manca? Vediamo un po'. Vediamo un po' chi manca. Chi è che ha rifiutato? Allora, trasferimenti. Ab mercato. La mamma ora prende la ciabatta Mancano loro, Crispo, Fratino Ah, eh, ne mancano un po', però vabbè, dai, raga, allora Delega eh, alziamo lo stipendio, raga, che vi devo dire Facciamo 43.000 per Crispo Fratino Facciamo 38.000 Dai, alziamoli tutti, raga, amen Gnabri facciamo 46.000 Henry Lazza facciamo, che ne so 50... Le sto facendo a caso Ah, eh, Jay Pata, che giocatore Palleggio di testa Facciamo 75.000 Jaypata Campione Jaynana invece facciamo 42.000 Dai così dovrebbero accettare tutti Questi sono tutti quelli che ha rifiutato eh raga Sono tutti quelli che ha rifiutato Off Samuel facciamo 61 Toselli facciamo 58 sto facendo a caso E Flavio Veron perché ha rifiutato Flavio Veron Ma io ho accettato 63, Ah, ci manca anche Federico Marconi che dobbiamo aspettare che passi qualche giorno. Ok, 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 ok. Dai 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 dai. Ci siamo, ci siamo, ci siamo, raga. Vamo. Ok, Pierino Nana Lazzan accettato. Bene, 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 bene. Diciamo la verità, Patat te la poteva passare. Infatti, raga, ho fatto. No! passamela Non me l'ha passato, Era gol, raga. Era gol. Venom, di Roy. Uno di noi E Venom uno di noi Sono andato in mezzo a voi Ultra A cantare questa cosa Alla YouTuber Summer Cup Mi sono divertito Potevi mangiare in live No raga dai No 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 Che modulo usi? Penso 4-4-2 Adesso vediamo un attimo No 4-3-3 scusate Adesso vediamo un attimo Chi manca di contratto? Ah, eh, Mancano loro che devono accettare E Marconi che dobbiamo fargli la La trattativa Dov'è Marconi? Uh... Vabbè aspettiamo Dopo riandiamo a Marconi Off Summer è lo youtuber più forte Raga J-Pata è più forte di tutti fidate. Fidatevi di me Cioè poi io ci ho giocato insieme Alla Youtuber Summer Cup E' è come giocare con un giocatore di serie A Eccolo qua palli di J-Pata Ah hanno accettato tutti Bene bene Veno uno di noi uno di noi. Comunque, raga, è incredibile. Ad agosto avere sti numeri in live vuol dire che vi. Che cioè, mi volete proprio bene, raga. Grazie, raga. 2000 persone in live ad agosto. Il 7 agosto. Vuol dire che il contenuto è buono. <ride> e, che, e che mi volete bene. Quando ne pensi Luca Campolunghi? Beh, è un cucciolo campo. Il campo è un cucciolino proprio. Un cucciolo. J Patta zero di doro, Eh vabbè, ma perché ha iniziato dopo a fare i contenuti e le cose. Poi nel campo piccolino così uno contro uno è un'altra cosa. Vabbè, raga, sono forti tutti e due comunque. Infatti uno li abbiamo fatto 86, l'altro 85. Ma è tutto grazie a lasagna. Eh, esatto, grazie lasagna. Manca solo Fede Marconi, che tra l'altro sarà il nostro capitano. E poi abbiamo chiuso. Cioè, in realtà dobbiamo fare le cessioni, ma vabbè, raga, le cessioni. Le cessioni amen raga cioè. Se al massimo ci riteniamo in squadra non, non, non importa tanto non li facciamo giocare Anche perché adesso abbiamo la prima amichevole raga Potremmo testare la nostra squadra nell'amichevole Chiudiamo la live così Facciamo la formazione e proviamo l'amichevole Siete d'accordo? Io molto Io sono molto d'accordo però senza Capitan Marconi Eccolo qua Capitan Marconi Il capitano l'ultimo giocatore che arriva in squadra Diamo il benvenuto a Federico Marconi Il creatore della Youtuber League Della Youtuber Summer Cup No, no, facciamo un amichevole in questa. Nella prossima iniziamo il campionato. Ok, dovremmo avere tutti, raga, in teoria. Fammi vedere se su Ab Mercato c'è qualcun altro. No, non c'è nessuno. Abbiamo tutti. Abbiamo tutti. A meno che non mi sono dimenticato qualcuno negli svincolati, ma... Svincolati, Italia, vediamo. No, Michele Bianchi e Flavio Longo, ok, no. Facciamo la formazione titolare. Allora, si giocherà con un 4-3-3. In linea. Allora, togliamo tutti questi qua che non ci interessano. Oh mamma mia che complicato. Dov'è Ragnar? Dov'è Ragnar? Ragnar in porta! Pierino, terzino destro! Ehm... Uh... Gnabri, terzino, sinistro. Gigi, primo difensore centrale. Il secondo difensore centrale sarà... Non lo trovo. Il secondo difensore centrale, Luca Toselli. A centrocampo. Ne abbiamo tre di posti. Saranno occupati da... Fratino. Off Samuel E per ultimo Il capitano della squadra Federico Marconi Loro i nostri tre titolari E ora l'attacco Prima punta Giocherà uno tra Campolunghi e Crispo Per ora partiamo con Erling Holland Campolunghi A sinistra Jay Pata A destra Ci sono Sergio Cruz E Venom E visto che raga siamo sul mio canale Il titolare davanti Per ora sono io Sergio Cruz Mi spiace questa è la formazione! Aspetta, mettiamo anche la panchina. Mettiamoli tutti bene, va? Facciamo bene panchine e tutto quanto. Ok. Mettiamo Crispo. Sto facendo bene un attimo anche la panchina, eh. Questa è la formazione. Ragazzi, questa è la formazione. Questa è la panchina. Abbiamo Gilbert Nana, Crispo, Henry Lazza, Sequel, Fene, Sergio Cruz, Pipega, Insa, Baffo, Tatino, Scialeboom e Fused Gamer. Si parte così. Raga, ditemi un attimo se volete che gioco io o che gioca Sergio Cruz per questa partita. Chi gioca io o Cruz? Titolare al debutto. Io o Sergio? Vai, sondaggio. Intanto vado a mettere Capitano Marconi. Dovremmo mettere i numeri di maglia, raga. Ma uh, vabbè, facciamolo, raga. Tanto ormai, tardi per tardi. Punizioni le batte Samu. Pata, pata. pata no, però raga, punizione da vicino la batto io. So bravo a batterle. Punizioni le batto io, punizioni da lontano le batte Samu, Angoli li batte Samu e Rigori le batte campo. Se. Ok, la gente come noi. Non Vediamo chi deve giocare. Se io o... Oh, cruz, io 58% di te che devo giocare io. Ok, um, volete che diamo i numeri di maglia? O facciamo prossima volta? Oh no. Sondaggio Numeri maglia Ora o Prossima volta Sondaggio lanciato vai Intanto io voglio vedere un attimo Mamma mia Mamma mia voglio vedere il potenziale Tipo lui ci dice Ha il potenziale per diventare speciale Samuel E gli altri ha il potenziale per diventare speciale Ma come si fa a vedere um... Ah ok così Tipo lui 21 settimane, lui 25, ok, Cres crescono, crescono tutti raga Ha il potenziale per diventare speciale e Venom cos'ha? Venom ce l'ha il potenziale per diventare speciale, dimmelo un po' Venom ce l'ha il potenziale, dov'è Venom? No, non ce l'ha Fatemi fare a posto i contratti, va, ancora poi ci sbagliamo, quindi Pipega Ah, non posso rinnovare, ma come non posso rinnovare, perché? E perché gli ha fatto un anno di contratto a questi? Vabbè, eh, ricordiamoci se no perdiamo Pipega e Sergio Cruz Vabbè, poi li possiamo ricomprare in realtà, non è un problema Ok, va bene Quanti soldi abbiamo? 189 Eh, non possiamo ricomprarli, aspettate un attimo Ah, non mi fa rinnovare nessun contratto Raga, dovete ricordarmi nella prossima live poi di fare il rinnovo dei contratti Perché se no siamo rovinati Ok Vediamo i numeri se volete ora 56% vuole ora uh, boh, Raga sinceramente va bene Facciamo i numeri Come si fanno i numeri di maglia? Cioè facciamo solo i numeri principali raga Sinceramente Allora Jaypata gli diamo il 22 Perché eh, No però il 22 ce l'ho io raga Sono io ve ne ho un 22 Mi spiace A chi diamo il 10? Ah Campolunghi al 9 intanto Campolunghi al 9 Pata gli diamo il 7, visto che gioca sulla fascia a sinistra. A Samuel diamo l'8. Samuel 10. 10 Samuel, ok. A Cruz gli lasciamo l'11. Crispo... Boh, che numero volete per Crispo? Samuel 6, è vero, raga. Samuel 6, non 10. Samuele è il 6 Crispo. Che numero gli diamo? Eh, sono tutti occupati quelli buoni. Il 18 Cris Crispo, seconda punta. 18 Ok, Crispo. Gli diamo il 18. Venom. Gli diamo il 22. Ditemi se c'è qualche youtuber che ha un numero particolare a cui è legato. Tipo, scrivetemi Henry Lazza 12 per dirvi. Ditemi se c'è qualche youtuber con un numero molto. cioè, importante per lui. Vabbè, Gilbert Nan è il nostro numero 99 assolutamente. Anzi, a Gilbert Nane voglio dare un numero tipo senza senso: tipo il. che ne so, 74, così a caso. Tatino23, ok, questa cosa qua. Tipo, ditemi se ci sono degli youtuber che hanno dei numeri a cui sono particolarmente legati e glieli diamo. Tipo, Tatino mi avete detto 23. Ce ne sono altri, ditemi un attimo Fuse24, mi state scrivendo tutti Fuse24 A FuseGamer vedete, bravi, gli diamo il 24 Io leggo, eh, vi sto leggendo Pierino99, me lo state dicendo tutti Perfetto, Pierino gli diamo il 99 Toselli17, bravi So che gli piace molto il 17 a Toselli Eh, 22 è occupato da me Mi spiace Lazzaro non avrà il 22. Federico Marconi il 7, però è eh, il 7 è occupato, raga, da Jay Pata. Quindi a Marconi lasciamo il 21 di Pirlo. Tante pure capitano. Ne il 20, mi dite. Ma no, raga, mi sa che avete finito... C'è di giocatori in più non posso, li ho messi in vendita, ma per ora non posso ancora cederli, vabbè, i numeri, raga, mi ha messo quelli principali, poi va bene così, va bene così. E poi li vediamo alla prossima live. Li alla prossima live. Perché mi ha sballato tutto qua? Perché, ma perché, ma perché? Ma cos'è successo, ok, ragazzi, io voglio provarla. Voglio provarla. Voglio provarla e ci siamo. Questa è la formazione titolare per il primo match. È un amichevole, quindi conta poco. Però andiamo contro l'Empoli. Anzi prima accettiamo tutte queste offerte. Così, vedete, ci liberiamo dei giocatori. Piano piano ci liberiamo di tutti quanti. Vabbè, lui no, niente. Sì, ho la rosa un po' troppo ampia, Ragazzi Io tutti questi qua che abbiamo in panchina non li voglio più. Cioè, tutti questi qua non li voglio più. Però piano piano li vendiamo tutti, tranquilli. Proviamo, proviamo questa squadra raga Sono abbastanza emozionato Difficoltà leggenda 3 minuti E eh, andiamo raga Mamma mia che roba Mamma mia che roba Ma cosa ci siamo inventati raga Ma cosa ci siamo inventati Guarda lì lasagna Guardate lì lasagna Che ci sta dando i consigli Per prepararci al meglio al match No ne faccio solo una raga Già la, la live devo staccare alle 9 Sono le 10 e 10 Youtuber FC contro Empoli. Non c'è l'ingresso in campo, vi prego. No, non c'è. Cambio, cambio solo la visuale e le varie cose. Ah, la no, già... ah, visuale, vedete, me l'ha sballata. Mamma mia, mi ha sballato tutto come al solito. Ma no, no, no non importa. La metto tutto a posto. Ok. Cambio solo i comandi che sicuramente me li avrà cambiati. Ah no, non mi ha cambiato i comandi. Stavolta mi aveva cambiato solo alcune cose. Ok, andiamo. Mercoledì, certo, continuo. Iniziamo. Mamma mia, ragazzi, che bello, che bello, che bello. Eh, guarda che non gioco a FIFA da un po', quindi. Pieri... Quanto è bello il nostro logo? Guardatelo in basso a sinistra, raga. Non possiamo perdere, eh. Aia. Ragnar subito Che spettacolo raga Che spettacolo Sono proprio curioso di vedere come sono in campo questi qua che abbiamo creato Per ora non lo so eh, eh, Non abbiamo ancora toccato un pallone Dobbiamo ancora ambientarci Pare che giocare a FIFA dopo tre ore in cui si fanno Formazioni e cose C Ho gli occhi che si incrociano Dai, Ragazzi Ragnar Ragnar ma li facciamo giocare tutti, tranquilli che li facciamo giocare tutti. Ci sarà grosso turnover. Ok, Gigi per Off Samuel, che se ne va con un doppio passo. L'Off Samuel che conosciamo: Off Samuel da J-Pata Milano-Bologna. L'asse si ricompone. J-Pata, J-Pata dentro. GG, No Torna allo schema del dragone viola. J-Pata, Semina il panico. Patacchini dentro, rovesciata. Toselli. Che spettacolo, quanto sono belle tutte le grafiche! Occhio, occhio, GG! Toselli Poi ragazzi i giocatori che ci deluderanno in questo precampionato Non saranno più titolari eh Avremo modo di provare tutti quanti E allora occhio Campolunghi Per Samuel 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 oh! Stava gonfiando la rete al debutto La squadra c'è però La squadra gira benissimo La squadra gira benissimo Una meraviglia La gente come noi lo bolla vai Io raga nel secondo tempo voglio fare i cambi eh ve lo dico Voglio fare i cambi Voglio provare Gilbert il nana Occhio, ah forse è in tribuna Gilbert, vabbè. Toselli, Per Gigi, Marconi, guarda J-Pata, fratiro lancia J-Pata, J-Pata è partito, J-Pata è, è una stella, è incredibile, è troppo forte, J-Pata! Palleggio di testa, J-Nana, col pallone d'oro, serata! Let's go, J-Pata! Come non devo giocarla la partita? È la prima partita. Vogliamo provare la squadra in questa amichevole. Che spettacolo. Quando ci sono le live, lunedì, mercoledì, venerdì e domenica dalle 19 in teoria fino alle 21, ma poi se andiamo lunghi come oggi va bene lo stesso. Ecco. Poi oggi era la prima, quindi. Secondo tempo facciamo i cambi, eh, voglio provare altri giocatori. Mamma mia Marconi, il capitano Vada da Campolunghi, vi ricordo la difficoltà leggenda Ma Jaypata, è una leggenda Jaypata, Jaypata Vuole la doppietta, vuole la doppietta No, Jaypata Un sinistro da rivedere per Jaypata Devo dire Sam Aia Piccoli Valdanzi No, non prendiamo gol. Ragnar non può prendere gol. Clean shit. E allora J Pata. J Pata. Mamma mia, che giocatore il J Pata nazionale! Prova un filtrante impossibile. va da Venom. Eh, mi ero dimenticato che c'ero anch'io in campo. Venom. Venom. La finta. Eh, Venom, bravo che la tiene Fratino. Lo scarico. Federico Marconi. Fine primo tempo. Avanti. Ah no, è eh, calcio d'angolo. Hai lasciato a patta uno di piede debole. Vabbè, adesso glielo alleniamo, non vi preoccupate. Faccio i piani di crescita poi fuori dalla registrazione. J-pata dentro. La palla rimane lì. Gigi. Attenzione! No! Fine al primo tempo, raga. Fine al primo tempo. Facciamo i cambi, facciamo i cambi. Chi abbiamo da provare? Crispo al posto di campo. Vediamo i piedi deboli. Ah, è vero, c'è uno piede debole, pata. <ride> Vabbè, poi glielo glielo aggiustiamo. Non c'è problema, raga, non c'è problema. Sergio Cruz lo mettiamo al posto di Venom Mi spiace Venom dovrei uscire Gilbert il nana C'è Gilbert il nana che entra al posto di Fratino Mettiamo Laza al posto di Off Samuel E mettiamo No 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 no, no. E mettiamo Wolf dietro al posto di Gigi Vai raga Andiamo Ah tra l'altro abbiamo lo schema tortellino Lo schema tortellino No 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 Guardalo lì Jay Pata. Sono venuti bene comunque, raga, i giocatori, anche come fisionomia da lontano più o meno ricordano loro, mi piace. Cerchiamo di non prendere gol però. Che poi di chi poteva essere il primo gol se non di Jay Pata? Sì, Wolf, va da Gnabry, Giambrai, Giambrai, Giambrai! Di qua c'è Jaypata. Pata, è partito Jaypata. Pata! Dentro chi c'è? Oddio, Gilbert Nana, di testa! No! Che, che è successo? Ma c'era Gilbert Nana! Eh, Crispo, Crispo qua, hai esagerato. Ah sì, raga, nelle prime partite facciamo girare tutti Jaypata Crispo Per Gilbert Nana Mamma mia che tronco Mamma mia che tronco Mamma mia <ride> che vi giuro che era così alla Youtuber Summer Cup Guardate Gilbert eh Perde palla E poi Guarda guarda BOOM Faccia per terra Di un'irruenza il Gilbert La gente come noi non molla mai che poi tanto è amichevole questa, quindi chill. Però, occhio, Toselli. Andiamo da Crispo. Ma J-Pata, raga, è un'altra categoria. Guardatelo, guardate J-Pata, guardate J-Pata, J-Pata, J-Pata. Dentro, non ci credo. Allora, Crispo, la mette giù. No, Crispo, ma che fai, Crispo? Si è scaricato il joystick, aspettate. Gilbert fa il terzino. Eh, vabbè, raga, ormai i ruoli sono quelli. Non possiamo cambiarli, eh. Ma ah, qua mi ha cambiato tutto? Che è successo? Ok. Come si fa a votare cosa? Ormai... Ah, qua mi ha cambiato tutto. Vabbè, ormai finiamo la partita. Ma perché... Ah io non capisco. Mi, ha... mi si è spento il joystick e mi ha cambiato tutte le cose. Tutto! Non capisco. Ma guarda, tutto mi ha cambiato. Boh. Tutto, raga, tutto mi ha cambiato, mamma mia. Avete visto che prima non erano così le cose? Vabbè. Occhio, 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 no, no, no. Ti prego, recupera Toselli. Toselli su piccoli. Non vogliamo non vincere al debutto. Ragnar. Ragnar. E Era Jay Pata. da Crispo. Crispo. Vada Gnabri. Che vede Jaypata Pata che è partito. Dall'altra parte c'è Gilbert Nana con la testa. Gilbert Nana con la testa! Gilbert Nana, 20.400 palleggi in due ore. Record mondiale! Record mondiale! Gilbert Nana! La mette dentro, mamma mia, raga! Gilbert Nana! Al debutto! Nella sua nuova squadra! La YouTuber FC l'ha messa dentro! La gente come noi non molla mai! No! Buco di Seekwolf! Buco di Seekwolf! Ma Ragnar è un fenomeno! Clean shit! Marconi! Vada ma e rilazza! Di là c'è ancora Gilbert! Occhio! C'è anche Jaypata! Crispo lo vede! Benissimo! E J allora Jaypata la mette giù! Jaypata non ha senso! Ha difficoltà leggende! È un fenomeno! Jaypata! Dentro! Per Crispo! Come si è girato Crispo? Non ci credo! Non ci voglio credere! Non ci voglio credere! Aia, Aia, Caputo, Parisi, occhio, Ragnar, ma da Crispo, Crispo per Sergio Cruz Pereira, ha fatto poco, vuole riscattarsi, Sergio Cruz Pereira, da Silvando Santos, 3-0, ha segnato tutti, pure Sergio Cruz. La gente come noi non bolla voi! Mamma mia, che debutto per la YouTuber FC. Che debutto, ragazzi. Io non vedo l'ora di arrivare a fine stagione per vedere, raga, quanti gol hanno fatto i nostri. Quanto sono cresciuti e tutto quanto. Jay Pate, intanto. La partita è finita. La partita è finita. 3-0. Clean shit per Ragnar. Che spettacolo, raga. No, Lazza 1,69 l'ho fatto. Che spettacolo. Che spettacolo. La gente come noi, non volla mai. Raga, salvo. Eh, vi ringrazio, raga, vi ringrazio. Il supporto che mi avete dato in questo primo episodio è incredibile. Guardate la lasagna là sotto. Come gagliarda. Supporto incredibile, raga, davvero. Grazie, 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 grazie. Grazie, grazie, grazie. Faccio anche un salvataggio di coppia, aspetta. Ancora magari Devo registrare un video e sovrascrivo il salvataggio. Quindi. Sovrascriviamo carriera Manux lo chiamiamo YouTuber 2. Vabbè, l'ho chiamato YouTuber 3, va bene uguale. Quindi ce l'abbiamo. Raga, questa è la formazione. Se vi siete per sbaglio collegati solo adesso, abbiamo creato tutta la squadra di youtuber. Guardateli qua. Ci sono tutti quanti. Almeno i, i top li ho messi tutti quanti. Abbiamo anche la panchina, abbiamo la tribuna. E allora, ragazzi, io vi ringrazio con le live. Ci vediamo mercoledì alle 19 che iniziamo la serie A e cerchiamo di finire di vendere tutti quanti. E con i video ci vediamo tutti i giorni alle 15. Ciao, raga. Buona cena o buonanotte. Vi voglio bene. Ciao.